Buonasera, buonasera e ben ritrovato al Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Buonasera Presidente. Buonasera e grazie per l'invito. Buonasera a tutti. Grazie molte a lei. Presidente, allora diamo subito un dato che colpisce un po' tutta l'opinione pubblica, e cioè che nel 19 agosto del 2020, cioè un anno fa, i ricoverati in terapia intensiva erano 7, oggi sono 45. Tra i ricoverati c'è una bambina di 7 anni al Sant'Orso di Vicenza, i cui genitori sono Novax. Qual è la situazione alla base di questi primi dati, non irrilevanti? Ma la situazione è presto detta. Noi innanzitutto non abbiamo coefficienti di ospedalieri di riempimento importanti, perché siamo 2-3% rispetto al 40% delle soglie o di quello che abbiamo raggiunto ad esempio a dicembre. Cioè, a dire che questa è un'infezione particolare, nel senso che ci dà circa 600-700 contagiati al giorno. Sono stragrande maggioranza asintomatici. Coloro che hanno sintomi sono, come si direbbe tecnicamente, pauci sintomatici, hanno pochi sintomi, magari perdono l'olfatto, hanno un po' di raffreddore, eccetera. Dall'altro c'è da dire che noi stiamo ricoverando, soprattutto nelle terapie intensive, in persone non vaccinate, praticamente l'85-90%, adesso non le so dire il dato esatto, non dico la quasi totalità, ma quasi, dei ricoverati dei 35 in terapia intensiva sono persone non vaccinate. L'età media, soprattutto del nuovo interlocutore che entra in ospedale, è 50enni, 50-60enni, e diciamo che questo è il vero dato. Dopodiché noi siamo tra le tre regioni che, oltre ad essere rimaste in zona bianca, siamo anche regioni a basso rischio. Le altre 18 regioni in Italia sono ritenute a rischio moderato. Rispetto all'anno scorso, direttore, come giustamente dice bene lei, abbiamo un'infezione molto più presente della scorsa estate, molto più, diciamo, aggressiva, però è pur vero che, avendo ormai il 78% dei veneti vaccinati, che hanno intrapreso il percorso vaccinale, diciamo, questo rappresenta un grande muro per il virus. Come dico sempre, io faccio l'esempio del flipper, no? Quando giocavamo da ragazzini con il flipper, c'era la famosa pallina del flipper che doveva andare a trovare la buca. Ecco, la buca è il non vaccinato, tutto il resto è vaccino. Quindi nel flipper, tutto quando non va in buca la pallina, rimbalza da un punto all'altro, viene respinta, e sono i vaccinati. Quindi noi stiamo facendo un muro, quindi oggi, se siamo in questa condizione, lo dobbiamo a chi si è vaccinato. Io non faccio colpe a nessuno, però è pur vero che se siamo aperti con 600-700 contagi al giorno, abbiamo gli ospedali, diciamo, fondamentalmente vuoti, diciamo vuoti brutto da dire, diciamo abbiamo circa 300 persone ricoverate e comunque ci sono, è perché abbiamo un sacco di vaccinati. Ecco, appunto, le vaccinazioni stanno andando avanti a ritmo serrato, c'è anche la corsa al vaccino da parte di tantissimi giovanissimi, ma anche un aspetto, diciamo, il rovescio della medaglia, ed è veramente incredibile, ci sono tanti genitori che dicono ai loro figli, i quali vogliono vaccinarsi, di non inocularsi né la prima né la seconda dose. È davvero una situazione paradossale e anche grave in vista della riapertura delle scuole. Guardi, intanto cominciamo col dire che i 12-19 anni sono vaccinati per ormai il 55%, quindi non è vero che non c'è accesso alle vaccinazioni. I veneti in generale ormai raggiungono il 78%, per ottobre noi contiamo di passare l'80% dei vaccinati in Veneto, della popolazione vaccinabile vaccinata. Dall'altro dico anche che se ognuno di noi fa una riflessione semplicemente individualista, se mi permette di dire anche un po' egoista, anche dettata, io immagino, anche da paure che sono logiche, sono umane. Guardi, io non faccio colpe al Novax, però è giusto guardare in faccia la libertà, cioè la realtà, scusi. E quindi dico questo, dico che se fai una riflessione egoistica, individualistica, sei un giovane e puoi dire che la possibilità di ammalarti è infinitesimale, quindi uno dice ma non mi vaccino. Però la verità è che poi c'è anche una scelta di comunità. Anche a me sarebbe piaciuto non vaccinarmi, no? A chiunque sarebbe piaciuto evitare di inocularsi un farmaco. La verità è che se tutti avessimo fatto, gli individualisti, avessimo affrontato il tema
come le ho appena detto, noi non avremmo, oggi avremmo mezzo Veneto chiuso, avremmo sicuramente dei parametri molto più importanti nelle terapie intensive. E guardi, mi lasci dire, perché gira un alibi, dopo le dico anche della scuola, ma me lo lasci dire. Certo. E che è quello di dire, non servono gli ospedali, non servono i vaccini, basta che li curate precocemente. È assolutamente vero, più precoce la cura meglio è, ma ci mancherebbe. Però voglio ricordare che intanto noi non possiamo imporre le cure ai medici. Chi cura i pazienti non sono i politici, sono i medici. E fra l'altro, se qualcuno volesse prendersi la briga di vedere il protocollo indicativo di cure, diciamo che il Veneto ha fatto ancora a marzo, è un protocollo che non prevede la vigile attesa, perché nel protocollo nazionale come indicazione si dice: guarda, prima di somministrare farmaci aspetta 48 ore e capisci se il tuo paziente è veramente un paziente da curare con i farmaci oppure gli passerà. Ve la banalizzo. Ecco, in Veneto non c'è neanche la vigile attesa, in Veneto si dà come indicazione anche l'utilizzo della idrossiclorochina, che a differenza di altre regioni che vengono esaltate, perché poi quando si va in piazza a dire che le altre regioni fanno robe che il Veneto non fa, ecco, vorrebbe la pena di dire che ad esempio il Piemonte, che è stato annunciato come la regione della libertà dell'utilizzo dell'idrossiclorochina, ecco, in Piemonte, vorrei ricordarlo a tutti quelli che si fanno raccontare le favole, che in Piemonte, ad esempio, ma non è un attacco al Piemonte, figuriamoci, ha un ottimo rapporto con il presidente Cirio, per accedere all'idrossiclorochina un medico di base che cura il suo paziente deve prima fare predisporre ad esempio l'elettrocardiogramma. In Veneto l'idrossiclorochina il medico di base la somministra senza queste indagini e nelle linee guida c'è scritto che semplicemente va firmato il consenso informato. Quindi la cura domiciliare è in mano comunque ai nostri operatori, ai nostri medici, non è che la politica può imporre la cura oppure no. Tanto è vero che c'è chi si vanta di far cure domiciliari estreme, chi no, ma tutti utilizzano dei farmaci che si possono utilizzare. Il vero tema è questo, che si vuole far credere ai cittadini che noi abbiamo ospedalizzato, che non solo il Veneto in generale, comunque ha avuto guai negli ospedali perché non ha curato a casa. Bene, io le dico il dato di oggi, direttore. Noi abbiamo avuto censiti 449.000 più o meno positivi dal 21 febbraio 2020. Di questi 449.000, ben 425.000, se non quasi 430.000, ma facciamo 425.000, ripeto, 425.000 veneti su 449.000, 425.000 veneti si sono curati a casa, perché queste cose non si dicono mai, quindi è inutile che tu poi vai a sentire i discorsi di qualcuno che dice che non si curano a casa i pazienti. Sì. 425.000 veneti su 449.000 positivi si sono curati a casa. Si sono curati a casa perché magari non avevano sintomi, si sono curati a casa perché magari non hanno trovato nessuno che rispondeva al telefono, si sono arrangiati, ma si sono curati a casa perché i medici di base, le USCA e diciamo, i sanitari hanno predisposto delle cure. Questa è la verità. E quindi io dico questo, quindi ai ragazzi dico che la scelta della vaccinazione è una scelta volontaria, nessuno la può imporre, ma nessun cittadino. Dopodiché se partecipi alla vita di comunità come la scuola, se vogliamo mettere in sicurezza la scuola, non tanto per i ragazzi, ma per evitare ad esempio che si, non tanto per la salute dei ragazzi, ma in particolar modo perché non si sospendano lezioni, perché i ragazzi non portino a casa il virus magari al nonno o a un genitore adulto e che non parta una catena che può mandare qualcuno in terapia intensiva, l'ideale sarebbe che ci fosse la vaccinazione. Ripeto, è volontario, poi ognuno fa quello che vuole. Noi abbiamo garantito comunque ai ragazzi dai 12 anni ai 25 anni l'accesso diretto in qualsiasi centro vaccinale, senza prenotazione, senza nulla. Uno può prendere anche, ma adesso mi ascolta, domani mattina decide di andare al primo centro vaccinale, si vaccina, se dai 12 ai 25 anni e sopra i 60 anni può entrare senza prenotare. E questo è molto importante. Presidente, allora a proposito di medici, è un altro dato abbastanza sconcertante a mio giudizio, è quello dei medici, degli infermieri, degli OS, che, quindi personale ospedaliero, sociosanitario, che non si sono vaccinati. Sembra che in Veneto ce ne siano addirittura 17.500. Le regioni, compresa il Veneto, hanno scelto la linea dura, fioccano le sospensioni. Quali sono le conseguenze all'interno delle strutture ospedaliere? Che cosa si potrà fare per un ravvedimento massiccio, si spera, di tutti coloro che non vogliono vaccinarsi?
Ah, guardi, questa è la parte, diciamo, più meno comprensibile, ma anche io ho massimo rispetto per chi non vuole vaccinarsi, ma figuriamoci, siamo davanti a una vaccinazione volontaria. Però è pur vero che dai sanitari uno si aspetterebbe un segnale, no? Perché poi se tu vai a chiedere perché non ti vaccini, ti dice: ah, ma perché il vaccino non è sicuro, ma perché il vaccino io non mi fido, è stato... Sì, ho capito, ma se tutti fanno questi ragionamenti, cioè, il mondo sarebbe già in ginocchio. Invece abbiamo visto che la vaccinazione ha i suoi effetti. Io non faccio il difensore del vaccino, guardo in faccia la realtà e dico anche che i vaccini che ci hanno inoculato negli anni, pensi da bimbi, no? Mi ha fatto l'antipolio con sul braccio. Cioè, si facevano quei vaccini in anni nei quali si usava la lente di ingrandimento nei laboratori, neanche il microscopio, lo dico come battuta. Oggi siamo in un momento nel quale, insomma, la ricerca scientifica e il livello di progettazione di un nuovo farmaco, di un vaccino, è assolutamente estrema. Consideri che questo vaccino, questi vaccini del Covid, risultano essere i vaccini più testati al mondo per un semplice motivo, perché hanno avuto modo di essere inoculati su milioni e milioni di cittadini in tempi così rapidi, per cui abbiamo anche un ritorno dal punto di vista di effetti collaterali, di reazioni avverse, che è assolutamente impossibile avere su altri nuovi vaccini che sono stati inoculati. Pensi, non so, il vaccino anti-influenzale che ogni anno si fa non ha una sperimentazione come quella che facciamo e abbiamo fatto con il vaccino anti-Covid. Per cui, se la preoccupazione di qualcuno è questa, si ricordi che se ci sono medici che non si vogliono vaccinare, la quasi totalità dei medici si è vaccinata. Cioè, vorrei ricordare che è vero che fa più rumore una pianta che cade di una foresta che cresce, però voglio ricordare che i sanitari del Veneto, nella stragrande maggioranza, la quasi totalità, si sono vaccinati. Questo è bene ricordarlo. Il fatto stesso che i cittadini in Veneto per quasi l'80% si siano già vaccinati dà una dimostrazione che hanno dimostrato anche un atto, come si può dire, a volte di responsabilità, a volte dettato dalla paura di prendersi il Covid o da altri motivi, però comunque hanno dimostrato di aver avuto, diciamo, più coraggio rispetto a qualcheduno ha detto ai lavori che invece sta lì a pignolare sulla sicurezza del vaccino o altro. Dopodiché io capisco, guardi, li capisco fino in fondo, neanche io mi sono divertito ad andare a farmi vaccinare, le perplessità a tutti noi sono venute, io non c'ho, come si dice, non c'ho modo di dare spiegazioni circa questo vaccino, però è pur vero che altre soluzioni non ne abbiamo. Altre soluzioni ad oggi non ne abbiamo, e quindi il farmaco, perché il vaccino è un farmaco, è quello che ci dicono di somministrare. Ecco Presidente, quindi dicevamo l'età si sta abbassando e poi c'è anche un altro problema che è quello di famiglie che fanno diffida ai medici di base che non ritengono di dover esentare dei ragazzi dal Green Pass. Anche questa è una situazione paradossale nel momento in cui il Green Pass sta funzionando, no? Ristoratori, tutti coloro che chiedono di vederlo vengono assecondati, non ci sono grossi problemi, no? Sì, assolutamente sì. Devo anche dire che questa è una decisione del governo, però è pur vero che se una persona volesse il Green Pass, voglio ricordare che non è previsto solo per i vaccinati, ma è previsto anche per chi ha fatto il tampone, quindi c'è anche questa registrazione. È ovvio che sono costi. Noi abbiamo tentato di andare incontro anche a questi cittadini che dovevano fare il tampone, però l'assalto ai centri Covid Point, ai centri tamponi, la necessità di provvedere a destinare anche personale alle attività ospedaliere, perché poi ricordo che sul fronte dei tamponi, sul fronte dei vaccini, abbiamo sempre lo stesso esercito, sono i nostri dipendenti, uomini e donne della sanità. Per cui anche su questo fronte ovviamente c'è dibattito, diciamo che il Covid non ci ha fatto mancare nulla. Oltre all'aspetto sanitario, poi ne è scaturito un dibattito e un confronto sociale che a volte anche toni duri. Per me è incomprensibile, sinceramente, cioè non capisco per quale motivo si debba andare a protestare, ovvero capisco la protesta, capisco la manifestazione, ma lo si faccia sempre con toni duri e pensando che dall'altra parte della barricata il vaccinato sia un poco di buono o peggio ancora, nella migliore delle ipotesi, uno sprovveduto che ha creduto alle storie di qualcuno. Esatto. Cioè, noi non siamo qui per raccontare storie. Se la legge dice che devo garantire
c'è un centro vaccinale, la possibilità che la gente possa vaccinarsi, la regione del Veneto mette in piedi i centri vaccinali, non è che stiamo commettendo un reato. E se la legge mi dice che la vaccinazione è volontaria, la regione del Veneto farà in modo che la vaccinazione sia volontaria e non ci siano costrizioni per far sì che qualcuno si vaccini. È esattamente quello che dobbiamo fare, il nostro dovere. Ovvio è che la partita del Green Pass è una partita che ci ha permesso di avere un'interlocuzione con molte attività, penso insomma quella che tutti noi ricordiamo, che è quella dei ristoratori, per la ristorazione è chiuso. Adesso si tratterà di capire con l'arrivo dell'autunno quale sarà l'atteggiamento. Presidente, un'ultimissima domanda e poi la lascio andare, che so che ha molti impegni. C'è un dato pubblicato dal Corriere della Sera oggi dei medici, giovani medici specializzandi, che rinunciano alle borse di studio per andare in terapia intensiva e rianimazione. È un dato preoccupante questo, secondo lei? Ma guardi, io penso adesso, la notizia non la conosco bene, io penso che noi dobbiamo ringraziare i giovani medici, gli specializzandi, tutti coloro che si sono messi a disposizione. Lei ricorderà che io feci nell'estate 2018, feci quella delibera che fu molto contestata per l'assunzione di 300 nuovi medici, giovani medici non specializzati, da fare introdurre nei nostri ospedali, ad esempio passando attraverso il pronto soccorso. Ecco, con il Covid abbiamo capito che l'atteggiamento deve essere un atteggiamento un po' più da buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi abbiamo coinvolto questi giovani medici, gli specializzandi. Io non finirò mai di ringraziarle, le professioni sanitarie in generale, i medici, e quindi mi informerò su questa scelta dei giovani medici che rinunciano alla borsa di studio, però dico anche che è un lavoro di squadra che dobbiamo fare tutti assieme. Certamente. Perché sennò non veniamo fuori. Certamente, Presidente, la ringrazio molto per la sua disponibilità, grazie, buon lavoro, a presto Presidente, grazie. Buon lavoro, buona serata a tutti. Grazie. E andiamo avanti intanto in studio con gli altri, con gli ospiti, per la seconda parte, state con noi dopo questo servizio. Nel febbraio di quest'anno ho subito la contaminazione del virus Covid-19. Ricoverato all'ospedale San Martino di Belluno, sono stato sedato e intubato per una decina di giorni in terapia intensiva. È la testimonianza toccante che Bortolo Mainardi, architetto e noto esponente del mondo politico bellunese, ha inviato all'Ulse Dolomiti, che l'ha diffusa. È il racconto dell'evoluzione del contagio da Covid-19. Dopo la terapia intensiva, 3 mesi ulteriori di ricovero attaccato a un respiratore. La statistica mi colloca in quel 30% di sopravvissuti che gode di ottima salute. La stessa buona sorte non è toccata a 3 miei compagni di stanza, anch'essi ricoverati in rianimazione. Uno sopravvive oggi con gravi problemi respiratori, uno è da 5 mesi ancora all'ospedale e uno è morto in terapia intensiva. Riportato nel reparto di pneumologia, ho avvertito come la paura si è fatta calma piatta e la sensazione chiara di aver trapassato l'infinito e sfiorato l'aldilà. Senti che sei vivo, vivo per delle casualità, per delle fruttualità, come nel mito di Edipo, vivo soprattutto per le cure di eccellenza dei medici e degli infermieri. La scienza mi ha salvato la vita e ha salvato la vita di tanti, afferma Mainardi, che in questo periodo di campagna vaccinale rivolge il suo personale appello ai bellunesi tutti. A quei cittadini che ostinatamente non vogliono vaccinarsi, auguro di non infettare i loro figli, i loro nipoti, tanto da doverli poi piangere. Auguro di non conoscere il tempio della terapia intensiva. Auguro, nel caso, di rientrare nel 30% dei sopravvissuti. Ma soprattutto auguro loro di guadagnare quel tempo per poter con umiltà poi ringraziare la scienza e ad alta voce chiedere scusa a tutti. E questo era Bortolo Mainardi, che è stato commissario delle grandi opere del Nord-Est dal 2001 al 2006 e oggi è commissario straordinario per la TAV Venezia Trieste. Allora, dopo l'intervista con il presidente Zaia, vi presento gli ospiti
che sono qui in studio e che ringrazio molto, Marco Brigo del Partito Liberale. Buonasera, direttore. Brigo, bentornato. L'ingegner Sante Carraro, imprenditore, ingegnere, grazie, un piacere riaverla qui. Buonasera a tutti. Buonasera, saluto e ringrazio il candidato sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Buonasera. Buonasera, buonasera Chies, grazie molte. Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso. Buonasera Zorzi. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie molte. E Luigi Susinna per Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie dell'invito. Buonasera Susin, se non ricordo male lei è coordinatore. No, responsabile regionale delle imprese e del lavoro. Ah, ecco, benissimo, grazie. Quindi con, ovviamente da imprenditore anche Susin, un'attenzione particolare al mondo dell'economia e del lavoro. Avremo tra poco anche Paolo Polidori, assessore alla sicurezza per il comune di Trieste. Stasera, dopo aver sentito il presidente Zaia sul Covid, abbiamo titolato sullo scontro in atto sull'accoglienza dei profughi afghani in Veneto. C'è molta disponibilità da parte di molti sindaci, ma anche molta preoccupazione. C'è chi dice bisogna accoglierli perché sono rifugiati politici, c'è chi dice ne abbiamo fin troppi di migranti, si parla di hub all'ex caserma Serena, come addirittura anche sentiremo alla caserma Ederle di Vicenza. E per ora è una ipotesi. Allora, Fabio Chies, lei tornasse ad essere sindaco di Conegliano, rispetto a proposte di accoglienza da parte di profughi afghani, come si regolerebbe? Che poi sono le prefetture che chiedono poi ai sindaci di accoglierli, no? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che siamo di fronte a una tragedia immane, tra l'altro una cosa sconsiderata, perché da un momento all'altro l'esercito statunitense e gli altri si sono ritirati, lasciando un popolo che aveva creduto in una libertà di cui stava godendo grazie anche all'aiuto dell'Occidente, si è ritrovato immediatamente ricatapultato in una situazione pazzesca, nella quale i talebani vediamo che fanno la caccia casa per casa, andando a cercare chi aveva collaborato, chi aveva dato una mano ad uscire da una situazione veramente pazzesca, e oggi sono rimasti vittime di se stessi, anche vittime nostre in un certo senso. Questa è la cosa che più rattrista sicuramente l'Occidente. Tra l'altro abbiamo visto delle scene apocalittiche con decine di migliaia di persone che si stanno ammassando agli aeroporti cercando di imbarcarsi in qualche modo. Abbiamo visto mamme che passavano i figlioletti oltre le recinzioni dell'aeroporto, perché preferivano piuttosto lasciare un figlioletto di pochi mesi in mano ai soldati americani piuttosto che farlo vivere in Afghanistan con i talebani. Diciamo che di fronte a una situazione del genere, chiunque abbia a cuore la libertà non può che pensare che questi siano profughi che vanno accolti, anche perché sinceramente siamo un paese che sta accogliendo di tutto e ci ritroviamo a discutere sull'accoglienza di qualche migliaia di afghani. Questo è assurdo. Più che altro io il ragionamento lo farei sui nostri confini, e su come i nostri confini siano assolutamente dei confini che non vengono protetti né dal mare, ma tanto meno da terra, perché ricordiamo che non solo si arriva con i barconi in Italia, ma si arrivano anche attraverso i confini del nord, in particolare del nord-est. Ritengo che queste siano situazioni che vanno contingentate in maniera europea, perché sicuramente l'Europa almeno in questo caso deve farsi carico di un dramma di cui è in parte responsabile, e questo dobbiamo ricordarcelo, e soprattutto contingentare e dividere tra i paesi delle varie nazioni. Non è un problema sicuramente accogliere chi fugge da un paese come quello, il problema è accogliere tutti gli altri che stiamo accogliendo senza dare loro un futuro. Allora, poi ovviamente torniamo da Fabio Chies. Intanto nella marca trevigiana c'è molta disponibilità ad accogliere i profughi, anche da parte degli imprenditori, non soltanto che da parte dei sindaci. Però c'è per esempio il presidente della provincia, Stefano Marcon, che si dice preoccupato. Vediamo il servizio e poi andremo dall'assessore alla sicurezza del comune di Trieste, Paolo Polidori, perché sapete che tantissimi afghani da tantissimi anni arrivano varcando il confine italo-sloveno, e per i triestini ovviamente è sempre stato un problema evidente. Vediamo.
Premettendo che non si può non essere a fianco di coloro che hanno bisogno, da coloro che fuggono dalla guerra, io sono preoccupato. Sono preoccupato perché a questa nuova ondata di soggetti in difficoltà umanitaria, chiamiamola così, si sommano i migranti e gli sbarchi che continuamente arrivano in Italia e preoccupano i sindaci. Ci preoccupano perché? Perché non abbiamo risposte da poter dare, non abbiamo strumenti per poter insomma, aiutare questi bisognosi. Questione di etica e di pratica, e se la prima dice di non voltarsi dall'altra parte di fronte al dramma del popolo afghano, la seconda pone i soliti problemi operativi già visti in casi analoghi e più in generale con il tema immigrazione. La competenza per la gestione dell'immigrazione in qualsiasi caso è statale e dovrebbe farsene carico lo Stato, oppure dare alle singole comunità gli strumenti per poter essere a fianco di questa emergenza. Questa è la posizione che il presidente della provincia porterà al vertice, già convocato per la prossima settimana in prefettura, con la stessa Maria Rosaria Laganà, che conferma come ci sia una ricognizione in corso di spazi e disponibilità in tutta la Marca. Fino a 30 posti sarebbero già stati trovati all'ex caserma Serena di Casier, pronta a ricevere interi nuclei familiari. Poi scatterà un modello di ospitalità diffusa e qui le posizioni potrebbero differenziarsi. Marcon, da sindaco di Castelfranco, porta un esempio su tutti. A Castelfranco Veneto il bando per l'assegnazione delle case popolari ha visto 153 richiedenti e tra questi molti extracomunitari, molti che sono già fuggiti da guerre, e troverò risposta per una quarantina. Cosa dirò a coloro che sono arrivati cinquantesimi o sessantesimi? Non ho strumenti per poter aiutare. Concetto degli spazi ribadito anche dal primo cittadino di Ponte di Piave, Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULS 2. Se si deve intervenire comunque a livello generale e quindi bisogna avere anche delle misure idonee anche sotto il profilo igienico-sanitario per poter ospitare. Insomma, il mosaico dell'accoglienza resta di difficile composizione, al di là delle dichiarazioni di principio, con la Commissione Comunale Pari Opportunità e il Comune di Treviso che, per esempio, promuovono per domenica 22 agosto alle 18.30 in Piazza dei Signori un flash mob a sostegno del popolo afghano. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, con l'invito a indossare un indumento o un accessorio di colore bianco come augurio di pace e di libertà. E questo in attesa del vertice in prefettura e di eventuali nuove comunicazioni. Servizio di Christian Arbeit. Allora, siamo collegati con Trieste, con l'assessore alla sicurezza del Comune di Trieste, Paolo Polidori. Assessore, buonasera, grazie molte. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti. Grazie molte intanto per la sua disponibilità con Tele 4, perché noi con Tele 4 siamo a Trieste, da Tele 4 è una televisione che è presente a Trieste da 40 anni, il nostro gruppo l'ha rilevata qualche anno fa e veramente fa ascolti enormi e davvero siamo molto orgogliosi con il nostro editore Filippo Yannakopoulos. Assessore, allora stiamo parlando ovviamente di profughi afghani dopo quello che è successo a Kabul. Io ricordavo prima che in Friuli Venezia Giulia gli afghani arrivano, i profughi afghani, i migranti afghani arrivano da molti anni, passano attraverso la frontiera, sono infiltrazioni all'ordine del giorno, afghani e pakistani. Intanto le chiedo se i profughi, i migranti arrivati finora hanno qualcosa a che fare con questi rifugiati politici che chiedono comprensibilmente aiuto e soccorso per uscire da questa catastrofe di afghana. Intanto bisogna dire che questa della rotta balcanica che passa per Trieste è una rotta silente, perché ovviamente fa molto più discutere e fa molto più impatto il barcone di 100, 150, 200 persone che piuttosto che gli arrivi che sono contingentati. Devo dire, c'è un'organizzazione perfetta alle spalle, perché tra l'altro io ho l'azienda proprio sulla strada che arriva direttamente dalla rotta balcanica. Ci sono tre o quattro strade che passano attraverso il Carso, poi arrivano nei vari paesini del Carso e poi la direzione è quella di Trieste, per cui il cliché è sempre quello, ma da tempo. Quindi attualmente non si può parlare ancora di persone che stanno ovviamente scappando dall'arrivo dei talebani, perché la rotta, per fare tutta la rotta ci si impiega
anche più di qualche mese, no? Se non si hanno i mezzi per fare i passaggi con taxi o con mezzi meccanici, per cui tanti la fanno a piedi, per cui quelli che arrivano oggi sono quelli che sono partiti mesi fa. Il cliché è sempre quello, dicevo, perché sono organizzati, perché è una vera e propria organizzazione con piccoli gruppi di 3, 4, 5 persone alla volta, per non dare nell'occhio evidentemente, già la maggior parte forniti di mascherine, di tablet o di smartphone, hanno già le indicazioni per dove arrivare a Trieste, per cui direi che da questo punto di vista l'organizzazione è molto ben oliata. Oliata vuol dire che parliamo di un vero e proprio business, laddove ho parlato anche con dei ragazzi che sono arrivati qui a Trieste con un costo che si aggira dai 4 ai 6 mila dollari più o meno. Questa rotta fa molto meno rumore, però gli arrivi vi assicuro che sono massicci. Io in giornata proprio ne ho contati circa 20 o 30 solo io su quella strada, passandoci più volte, perché ripeto, ho l'azienda, per cui più volte si vedono questi gruppetti che arrivano e sanno già dove dirigersi. Devo dire che sono, la maggior parte sono di passaggio, però il problema che c'è a Trieste non solo per i migranti maggiorenni, ma anche per i minori stranieri non accompagnati. Ricordiamoci che questo è un problema assolutamente pesantissimo, perché di afghani ce ne sono veramente tanti. Fino a ieri non si parlava di profughi per quanto riguarda situazioni di guerra. Le loro scuse nel momento in cui venivano accolti sono per la maggior parte anche sulla loro omosessualità, perché sappiamo anche che per discriminazioni per quanto riguarda sesso e omosessualità o altro ci sono comunque possibilità di accoglienza. Da domani il discorso ovviamente sarà diverso, perché bisognerà pensare se e come, anzi sicuramente ci saranno dei flussi enormi, lo dicono tutti, no? Per quanto riguarda gli arrivi, questo ovviamente in seguito alla situazione di guerra che si è creata. Ecco, c'è, senta, da dire una cosa. Si era deciso già qualche anno fa di far pattugliare il confine da pattuglie miste italo-slovene, evidentemente non sono servite a molto, no? Forse sono anche inadeguate rispetto a un colabrodo, che è una frontiera dove ci sono centinaia di varchi non controllati. Beh, se pensiamo non tanto al confine italo-sloveno, ma quello tra Croazia e Bosnia, che rappresenta il vero confine d'ingresso nell'Unione Europea, Unione Europea che si è assolutamente lavata le mani, perché il confine europeo dovrebbe essere difeso da tutti gli stati dell'Europa, e cosa che non è fatta, è stata demandata soltanto ai croati o alle esigue rapporti interforze che sono su un confine lunghissimo, se pensiamo a un confine AU, quello tra Bosnia e Croazia, per cui è veramente difficilissimo da sorvegliare. E quindi quello è il vero ingresso in Europa. Dopodiché, per quanto riguarda le situazioni che si vengono a creare tra Slovenia e Italia, beh, qui anche ci sono degli accordi interforze tra polizia slovena e polizia italiana per quanto riguarda le riammissioni in Slovenia. Noi sappiamo che comunque esiste un trattato di Dublino che dice che il primo paese d'ingresso poi è quello dove devono essere ritrasferiti coloro i quali si addentrano in altri stati dell'Unione Europea. Cosa assolutamente ipocrita, perché la Francia non fa la stessa cosa, e poi ci sono anche questioni a livello di sentenze di tribunale. Noi ricordiamo anche il fatto che sono state impugnate delle sentenze per le quali erano state fatte delle riammissioni che poi sono state annullate dal Tribunale di Roma. Quindi, come si diceva prima, è una questione che deve essere interamente gestita, se non dall'Unione Europea, che non c'è, quantomeno dallo Stato italiano, che deve mettere delle regole ben precise, e dove, dal mio punto di vista, ovviamente la prima cosa è la salvaguardia intanto dei confini europei e italiani in questo caso, con il fatto che il diritto d'asilo ce l'ha effettivamente chi scappa da una guerra, cosa che fino ad oggi non c'è, no? Quelli che arriveranno dalla guerra, che scappando dalla guerra saranno quelli che arriveranno tra qualche mese, quindi anche questo bisogna mettere in conto. Quindi, poi, diciamo, ultima oggi considerazione, oggi lei questi migranti che arrivano in Afghanistan li inquadra come migranti, li possiamo definire migranti economici come quelli che arrivano dal Nord Africa? Assolutamente, sì.
Assolutamente. Okay. Un ulteriore spunto di riflessione è dato dal fatto che io, lo giuro, non ho mai, mai visto né donne né bambini. Solo, esclusivamente, giovani, dai 20, mettiamoli dai 20 a 30 anni, ma neanche di più e neanche di meno, i minori utilizzano altre rotte, ma mai donne e bambini. Io, allora, uno spunto di riflessione sarebbe anche quello di dire, beh, ma scappano da dove? Scappano da una situazione in cui lasciano a morire, non dico di fame, ma comunque in una situazione economicamente disastrosa, le donne e i bambini, cioè le fasce più deboli della popolazione, che sarebbero quelle da aiutare, non sicuramente chi dovrebbe stare nel proprio territorio a difendere la propria terra e le proprie famiglie. Assessore, grazie per ora, resti collegato con noi per cortesia, perché poi torno sì, da lei. Adesso rientriamo in studio con Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico, proprio con Enrico Letta in testa, ha sempre detto adesso noi dobbiamo lavorare molto per l'accoglienza dei rifugiati politici afghani, e il Partito Democratico, Zorzi, ha anche avviato una campagna per una raccolta di fondi, quindi per, diciamo, dare un concreto aiuto a questa parte della popolazione afghana che sta per raggiungere. Per ora sono i collaboratori della NATO, ma poi ovviamente ne arriveranno molti altri. Per quanto riguarda l'arrivo in Veneto, come pensa che appunto lì si possa loro offrire un'accoglienza degna di questo nome? Sì, sono tre, diciamo, i livelli di intervento che stiamo come Partito Democratico organizzando per dare una risposta immediata a questa emergenza. Il primo, l'ha citato lei, direttore, è una mobilitazione con la società civile per cercare di raccogliere quanto prima fondi e risorse, strumenti, mezzi, beni di prima necessità necessari da portare appunto alle ONG presenti in territorio afghano, in modo da aiutare chi in questo momento sta lavorando per cercare di dare protezione in loco alle persone. Più importanti, nel senso che questa è un'attività di mobilitazione ovviamente che va nell'immediato. Dal punto di vista istituzionale e politico, senza dubbio molto più significative sono le operazioni negli altri due livelli. A livello generale, diciamo, a livello europeo, ha detto l'assessore, la sua testimonianza, l'assessore di Trieste, la sua testimonianza, che il tema della rotta balcanica è obiettivamente un tema europeo, come deve essere anche il tema degli sbarchi dal Mediterraneo. E qui mi sento, insomma, a malincuore, molto amareggiato da questo punto di vista, di ammettere che l'Europa non c'è. Cioè, è chiaramente una sfida globale a cui va data una risposta corale da parte Europa, allo stesso modo in cui si è lavorato per dare una risposta al Covid, mettendo insieme le risorse, mettendo insieme le forze di tutti gli stati membri, in modo da affrontare quella che è una sfida, ripeto, globale. Se non ragioniamo in questi termini, è evidente che poi domineranno gli egoismi dei singoli stati, quindi avremo la Francia che si muove per conto suo, l'Ungheria di Orban, non ne parliamo, e alla fine l'Italia, che è di fatto il confine, no, naturale, la porta d'ingresso, rischia di subire i contraccolpi peggiori. Così non funziona, quindi bisogna lavorare in sede europea per spingere a una riforma del Trattato di Dublino, per cercare di mettere in atto il tanto agognato impegno, dovere, obbligo di ricollocazione, quindi fare in modo che chi entra in Italia entra in Europa, e quindi ogni paese, ogni Stato membro si senta responsabilizzato da questo punto di vista. E poi scendiamo di livello, ma non per importanza ovviamente, il tema dei nostri territori, delle nostre comunità, che si troveranno chiaramente coinvolte e toccate da questa tragedia. L'auspicio che facciamo come Partito Democratico è che ovviamente di fronte a questo dramma, citava giustamente Fabio Chies prima l'immagine che abbiamo visto oggi, drammatica, straziante, della madre che cerca di consegnare suo figlio al soldato dall'altra parte della recinzione, una scena veramente toccante. Ecco, di fronte a questo dramma l'auspicio è naturalmente che nessuno ci speculi politicamente per poi magari in un secondo momento lucrare consenso sulla paura, sull'intolleranza. E l'altro auspicio importante è che non si sottovaluti la portata di questo dramma
e che si riesca anche a assumere consapevolezza di quelli che sono tutti i drammi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo qui in Italia, perché il dramma afghano degli afghani che scappano dal regime talebano è di fatto analogo, per disperazione, per dramma, per tragicità, alla fuga dei curdi dalla Turchia, dei siriani. Insomma, non a caso in questi 10 anni in Europa i principali rifugiati, diciamo, componenti che hanno chiesto asilo in Europa sono appunto afghani, curdi e siriani. Ecco, è importante non sottovalutare questo dramma, e questo è un invito che faccio anche al governo. Io credo che sia importante che sulle comunità locali, sui sindaci, su chi è responsabile appunto a livello territoriale, non si venga a scaricare la responsabilità di dare una risposta, comunque a un dovere morale che è quello di fornire protezione a queste persone. Perché il rischio qual è altrimenti? Di non mettere i sindaci, gli amministratori nelle condizioni di lavorare al meglio, creando invece le condizioni per alimentare paure e quello che poi porta di conseguenza la paura, quindi discriminazioni, intolleranze, odio e quant'altro. Quindi, rispetto a quello che è stato fatto in passato, a prescindere dai governi, è importantissimo che i nostri sindaci ricevano istruzioni, progetti e risorse per fare in modo che questo flusso di disperati possa ricevere la loro protezione. Dopodiché mi permetto una chiosa in conclusione a quello che diceva il presidente della provincia Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, che conosco visto che è la mia città, che vada semplicemente a fare un salto a pochi chilometri di distanza da Castelfranco ad Asolo, comune più piccolo, un terzo più piccolo rispetto a Castelfranco, che è tra i 17 comuni in Veneto che sta da anni seguendo i progetti SPRAR dell'accoglienza diffusa. Strutture, risorse, avvalersi del tessuto delle cooperative, dimostra che si può fare integrazione di piccoli gruppi e garantire protezione, sicurezza e integrazione. Allora, intanto vediamo a Padova, che è pronta ad accogliere gli afghani in fuga dal paese, dei 450 uomini, donne e bambini attesi in Italia in questi giorni. A Padova dovrebbero arrivare per ora 3 famiglie. Molta la solidarietà manifestata da tutti i comuni al tavolo convocato nel pomeriggio a Palazzo Santo Stefano dal prefetto Raffaele Grassi, vedete anche il sindaco, oltre a comune e provincia, presenti le associazioni del volontariato e del privato sociale. Si cercano soprattutto appartamenti per ospitare in totale 13 persone, anche il presidente Bui, avete visto, 13 persone che a Padova arriveranno alla fine di agosto. Già una famiglia ha dichiarato alla Caritas diocesana la disponibilità ad accogliere una famiglia afghana. Ingegner Carraro, allora, qual è la sua opinione su questo? Ovviamente vedremo anche immagini drammatiche di quanto sta accadendo a Kabul. I talebani vanno casa per casa a cercare i collaborazionisti, le donne, vedremo anche un'inviata della CNN che viene spintonata perché non ha il volto coperto, insomma, e anche scene di violenza di cui i talebani mentivano la possibilità, insomma, dicevano, hanno fatto vedere questo volto buono, ma adesso si sta affiorando quella che è proprio la violenza legata anche alla Sharia. Allora, i talebani si sono dimostrati molto più mediatici del primo giro, ma la Sharia non è cambiata, è quella di una volta tale quale, quindi fanno soltanto show, vanno in giro con gli autoscontri, ma quando non vede nessuno faranno quello che facevano prima. Però di tutte queste parole io vorrei citare qualche numeretto, no? Perché i numeretti sono quelli importanti, soprattutto i numeretti che riguardano i soldi, perché come italiani abbiamo già dato 53 morti, 680 feriti, quindi sull'Afghanistan abbiamo dato, e abbiamo dato anche 8 miliardi e mezzo di euro. Cosa è servito? A niente. Ma allora tanto valeva tenerceli in tasca, perché adesso dovremmo pagare ancora.
Si partiva con 200 afghani che erano i collaboratori, i traduttori della nostra missione, stiamo arrivando a 2.000, 4.000, non si sa. Ma tutto questo sono nuove tasse per i contribuenti italiani, non è che cadono dal cielo, sono soldi in più che devono essere estratti dal sangue del contribuente e non c'è via di mezzo e nessuno dice queste cose. Diciamo altri numeri. I talebani sono 30.000, l'esercito afghano 300.000, dissolti come nebbia. Ma questi qua non hanno sparato neanche un colpo? Li avete visti che andavano in giro con delle vecchie moto 125 con i freni a tamburo? Questi sono arrivati a Kabul senza sparare un colpo. Sempre parlando di numeri, era meglio se si arruolavano tutte le donne? Sicuramente avrebbero fermato i talebani, sicuramente non ci sarebbe stata la corruzione che c'è stata nell'esercito afghano, perché gli europei, mi pare, la Germania 50, la Francia 30, l'Italia 8,5, avranno dato qualcosa come 100 miliardi di euro, che non sono bruscolini, vaporizzati. Io vorrei vedere i rendiconti di queste cose. Gli americani hanno dato 1.000 miliardi, cifre che girano sui media, ma come faccio a crederci se l'Afghanistan ha 15 miliardi di PIL, 7 miliardi sull'oppio e il resto sul petrolio? Ci sono i numeri che non tornano. E poi una citazione che a lei piacerà perché è un vecchio Vietcong. Lei sa che gli americani hanno annegato il Vietnam di agente Orange, hanno steso giungle immense, ma dico io, perché con un po' di glifosato e vulgaris non hanno sterminato i papaveri, gli Yankee che sono stati là per 20 anni? Perché? Ma, e mi riservo, mi autoalzo la palla per il prossimo giro se ci sarà. Quello che mi indigna di più è il rave che c'è stato di recente nel silenzio dei media, perché lì sul rave cos'è successo? Intanto diciamo cos'è rave per gli spettatori. Rave nel Viterbese, insomma. Sì. Sì, rave è una festa, un evento organizzato da fricchettoni che col consenso del Ministero dell'Interno hanno sequestrato il diritto di proprietà. Una roba inaudita, tutti sto cancan sulla Costituzione, quando è ora spariscono tutti, no? Hanno sequestrato il diritto di proprietà e la magistratura si è voltata dall'altra parte o faceva il palo. Questa è la situazione. Perché capisco, dopo 8 ore, dopo 24, sono stati là 6 giorni a domandare la carta d'identità che andava su e giù. Ma cosa ci fa la polizia là? Cosa ci fa? È già tanto se alla fine non arriva la richiesta della tassa di soggiorno al malcapitato di turno, perché può succedere anche questo in Italia. E dopo arriviamo al paradosso del paradosso. Il proprietario, oltre ai danni che ne hanno rubato pezzi, batterie, pecore mangiate dai cani, avrà 1.000 o 2.000 euro di spese per la pulizia, no? Spese per la pulizia, che su tutta sta roba qua ci metti più il 22% di IVA, no? Ma cazzo, qua, questo è un pizzo. Lo Stato ci guadagna sulle perdite del malcapitato. Mai vista una roba del genere? Indegna. Questo era il rave party nel Viterbese, alla fine 5.000 persone, quando ormai il rave party era finito, la polizia è intervenuta, ma senza nessun tipo di diciamo repressione, ecco, no? Allora si è praticamente sciolto da solo il rave party. Vediamo immagini drammatiche dall'Afghanistan. Questo è il capo della polizia della regione di Herat, nemico dichiarato dei talebani, che è stato arrestato, è stato interrogato, torturato, e qui purtroppo lo vediamo poco prima che una raffica di mitra di Kalashnikov lo ponga fine alla sua esistenza. Sono immagini che appunto vediamo solo in parte perché sono
un pugno nello stomaco. Sono ovviamente preoccupati gli abitanti di Casier dopo aver saputo che l'ex caserma Serena potrebbe diventare nuovamente un hub per migranti, in questo caso rifugiati afghani, ma come sapete tantissimi extracomunitari nordafricani sono stati così ospitati in questa ex caserma. Sentiamo il servizio di Christian Arbovet. Io sono per il sì, purché sia sotto controllo, che non succeda come l'anno scorso, perché poi una massa di persone naturalmente di varie etnie, cosa potrebbe succedere? Dunque, ok, o dare una mano, però credo che ormai con le esperienze che abbiamo avuto che non ci succeda quello che è successo, insomma. È un sì condizionato quello del sindaco di Casiera, Renzo Cararetto. Di fronte all'ipotesi, sarebbe meglio dire cauta certezza, di un coinvolgimento diretto della caserma Serena nella prima fase di accoglienza degli afghani in fuga dal regime. Posizione quella del primo cittadino dettata anche da quanto successo esattamente un anno fa tra queste mura, quando a causa Covid erano scoppiate delle violenti rivolte. Dico che siamo al punto di partenza, nel senso che, per carità, dare una mano, ospitare e ben volentieri aiutarci, credo che non ci siamo mai tirati indietro nessuno. Però tutto quello che è successo l'anno scorso credo che non si possa dimenticare in 2-2-4. Controlli serrati, flussi limitati e sicurezza anche sanitaria, queste le condizioni del sindaco alla prefettura, condivise tra l'altro dai residenti. Quando c'era la TBC sappiamo quante lastre sono state fatte in ospedale, poi c'era la pandemia, adesso arriva sempre in pandemia, arrivano questi ospiti che non sappiamo se sono stati controllati, se sono stati vaccinati, se hanno cosa. Sono persone che vivono accanto a noi, ma nessuno pensa a noi. Sicurezza sanitaria, ma non solo. Se uno arriva qua e dice che è profugo o clandestino, ma dimostra di lavorare e di integrarsi nella società, io non ce l'ho con lui, non è il colore della pelle che mi può dar fastidio. A me dà fastidio quando penso che decine e decine, migliaia di persone sono qui e sono mantenuti dallo Stato. Allora, adesso andiamo da Luigi Susin e da Marco Brigo, però volevo tornare dall'assessore Polidori, assessore alla sicurezza del Comune di Trieste, per sapere, assessore, questi profughi, questi migranti afghani e pakistani arrivati, una volta arrivati a Trieste, che fine fanno? Cioè dove vanno a finire? Rimangono a Trieste, vengono accolti, non so, dalla Caritas, da altre associazioni. C'è un hub, mi pare, a Gorizia, dove è una situazione simile a quella di Lampedusa, cioè ovviamente è stato sempre più in saturazione, ma anche di questo si parla poco, come diceva lei. Ma io direi che solo in minima parte sono i profughi, diciamo, io li chiamo sempre clandestini, perché chi entra nel nostro territorio nazionale senza documenti non ha altri termini se non clandestino, ma è un dato oggettivo. I flussi, basta fare un po' di osservazione. Nella maggior parte dei casi poi queste persone spariscono nel nulla. Quindi tanti entrano nel circuito dell'accoglienza, poi da Trieste vengono smistati, ma il loro obiettivo non è quello di fermarsi a Trieste, perché sennò saremmo già coperti da migliaia, se non più, di queste persone, e quindi il loro obiettivo è quello comunque di andare o in altre parti d'Italia o tentare di andare verso la Germania o altri paesi dell'Europa. Questo porta tra l'altro a un altro grave problema, il fatto che non c'è alcun tipo di controllo per quanto riguarda la pandemia. Cioè, queste persone arrivano nel momento in cui noi dobbiamo sottostare a vincoli, a regole, giustamente per contenere il Covid. Queste persone arrivano da non si sa dove, non si sa che contagi hanno, non si sa il loro stato di salute, non entrano tantissimi nel circuito dell'accoglienza, per cui dal punto di vista sanitario questo è un altro gravissimo errore di superficialità che lo Stato italiano, oltre all'Europa che abbiamo già detto, compie
non presidiando in maniera ferma i propri confini. Questo è assolutamente una cosa grave, perché nel momento in cui un'epidemia di questo genere ci ha messo in ginocchio dal punto di vista economico e dal punto di vista sanitario, sicuramente il problema non è di secondaria importanza. È vero. Allora, vediamo per quanto riguarda gli Stati Uniti, ovviamente sotto attacco, insomma, molte critiche soprattutto al presidente Biden per questa ritirata. Biden oggi ha detto: l'evacuazione più difficile della storia, coordiniamo gli sforzi con il G7. Talebani a caccia di chi collaborava con gli Stati Uniti e la NATO, giustiziato un capo della polizia, la resistenza conquista tre distretti. Ecco, tra l'altro una novità, Susin, di questa situazione in Afghanistan rispetto ad anni in cui i talebani proprio dettavano legge e non c'era nessuna opposizione da parte della popolazione. Adesso la popolazione sta reagendo con grande coraggio. Abbiamo visto delle donne che inalberano cartelli, vogliamo i nostri diritti, insomma non si fanno spaventare. Certo, c'è da immaginare quale sarà la sorte dei dissidenti, no? Con questo emirato islamico che sta facendo vedere il volto della ferocia a cui siamo stati abituati in altre circostanze. Lei, rispetto alla questione dell'accoglienza in Veneto, cosa pensa? Allora, dice bene l'assessore Polidoro, secondo me sono tre le categorie che dovrebbero essere prese in considerazione. Uno, comunque l'ha già confermato l'assessore, il rifugiato politico. Oggi mi sembra che non sia questo il momento di dire che ci siano dei rifugiati politici. Secondo sono le donne e terzo sono i bambini. Oggi noi non stiamo vedendo queste tre categorie arrivare in Italia da una parte o dall'altra. Stiamo vedendo delle persone che arriveranno nelle strutture già sovraccariche di profughi e non sapremo dove andare a metterli. Questo è un dato di fatto. Qui l'Europa, che noi comunque diamo un sacco di soldi, dovrebbe sicuramente metterci una pezza, metterci, fare un coordinamento, fare qualcosa. E appunto, se l'Europa non arriva a fare questo, sicuramente lo Stato italiano dovrebbe fare qualcosa. Ma purtroppo oggi cos'è che vediamo? Vediamo nei social il nostro Gran Di Maio che dalla scatola di tonno a Roma è andato a finire sotto acqua dicendo che va bene, e quindi insomma non è che abbiamo Draghi in una situazione del genere. Dovrebbe andare a riferire immediatamente alla Camera e al Senato di come dovrebbe comportarsi l'Italia. Oggi non si è ancora sentito nulla. Cosa fare? Siamo allo sbando, l'Italia è allo sbando, qua gli unici alla fine che ci rimettono, come diceva giustamente Carraro l'imprenditore, sono gli italiani che pagano le tasse, perché queste situazioni qua dopo verranno ripercosse direttamente su quello che è il mondo produttivo, e quindi bisognerà sicuramente prendere in considerazione una linea forse più dura anche per queste situazioni qua, ma mi sembra che il governo in questo momento qua non stia facendo quello che deve fare. Allora, molte critiche all'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi Presidente del Movimento 5 Stelle, perché ha detto con i talebani bisogna trattare, cosa francamente difficile. Io sono stato in Libia quando, ai tempi della Jamahiriya, quando Gheddafi tirò il missile verso Lampedusa perché voleva che gli pagassero i danni di guerra per il periodo fascista, e ha voglia parlare con Gheddafi, ci riusciva forse solo Enzo Biagi, ma non solo con Gheddafi, con tutta la sua corte, perché tu fai una domanda, Gheddafi risponde e ti dicono una cosa che non ha niente a che fare con quello che ha detto Gheddafi, tanto per dire come sono, c'è da dire, difficile avere relazioni con questi dittatori, e in questo caso con i talebani, immaginiamoci. Allora, vediamo
Poi torno un attimo da Susin perché vorrei capire cosa pensa della disponibilità degli imprenditori, da imprenditore, disponibilità che è stata manifestata anche dal presidente di Confindustria Venezia Rovigo Marinese. Vediamo. Al fianco della popolazione afghana, sabato 21 dalle 10, la manifestazione di solidarietà a Roma in Piazza della Repubblica per i corridoi umanitari come immediato sostegno alla società civile in lotta contro i talebani. Promuove così via social dalla sua pagina Facebook la mobilitazione a sostegno dei suoi connazionali, lo chef veneziano Hamed Hamadi. Ci sarà anche lui, scrive, doppio regalo per il giorno del suo compleanno oggi. La sorella Zara in salvo dai talebani, che oggi a Roma continua il periodo di isolamento in quarantena, in attesa possa presto giungere a Venezia, dove il numero uno degli industriali veneziani si sta già mobilitando per il ricongiungimento e l'integrazione anche lavorativa della comunità afghana in laguna. Vorremmo dare posto di lavoro agli afghani che vengono qui. Dobbiamo far capire che questa è una comunità sociale, una comunità in grado di accogliere e di rigenerare e di dare il sogno al futuro del nostro figli. Perché l'impresa si basa anche sulla solidarietà, come Marinese, così anche il presidente del Consiglio regionale Veneto. Per Ciambetti, nella corsa all'ospitalità per i profughi afghani, necessario rivedere la reale efficacia di certe missioni internazionali, così nel ricordo di tanti militari italiani e veneti che hanno perso la vita nel territorio afghano. A Matteo Miotto, morto in Afghanistan qualche anno fa, e appunto l'amarezza nelle parole del papà di Matteo si sentiva tutta. Ma ricordo abbiamo 53 militari italiani morti in questi 20 anni. Bambini e donne afghani, ora la priorità dell'accoglienza anche per il Veneto, che in questo momento sono quelli che più soffrono. Ed è visto nel servizio di Anna Maria Parisi il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti e prima Vincenzo Marinese, Presidente Confindustria. Susin, sulle imprese, no? Questa disponibilità degli imprenditori ovviamente è apprezzabile, perché insomma se gli imprenditori sono in grado di dare del lavoro a chi scappa dalla barbarie e arriva in Italia con le loro famiglie, ovviamente, ma è possibile, cioè ci sono, diciamo, le possibilità di introdurre nelle nostre aziende? Ovviamente, certo, l'imprenditore che decide di assumere dei rifugiati afghani lo può fare. Certo, l'imprenditore è sicuramente una persona umana e che non guarda la persona per com'è, se arriva da una parte, se arriva dall'altra. L'imprenditore guarda che abbia buona volontà, entusiasmo e voglia di imparare, di collaborare appunto in azienda. Poi ovviamente per inserire una persona in azienda ci sono tutte quante quelle caratteristiche che deve avere una persona, a partire dalla parte sanitaria, che oggi qua non sappiamo come sia la situazione. Qua arrivano delle persone che non sappiamo se siano vaccinate, se hanno il Covid, se siano di buona salute. E quindi l'imprenditore a questo porta maggiori attenzioni prima di inserire una persona in azienda. Mi spiace perché devo dire, in questo caso qua, ripeto, gli unici che sono e continuano a essere penalizzati sono gli italiani, perché anche con il Green Pass stesso noi abbiamo visto delle situazioni a livello di commerciali che sono veramente allo sbando. Alla fine di tutto cosa succede? Che il Green Pass in questo momento qua non è che venga così verificato a tutti gli effetti. Dovrebbe essere stato lo Stato italiano, secondo il mio punto di vista, a fare in modo che i controlli venissero fatti in modo adeguato, no? Invece questo non succede, tutto il carico viene dato all'impresa e l'impresa ovviamente, che deve alla fine fare fatturato, cerca di accomodare come può, e per far star bene il cliente e far star bene l'impresa.
Poi sentiremo l'altro imprenditore in studio, Marco Sante Carraro. Adesso andiamo da Marco Brigo, vediamo prima le immagini drammatiche della situazione all'aeroporto di Kabul, dove ci sono migliaia di persone che tentano disperatamente di scappare. Vediamo. Queste erano immagini, ovviamente avete sentito colpi d'arma da fuoco, i militari americani che tentano di frenare questo assalto. Ovviamente una parte in causa in questa vicenda è stata quella dell'ex presidente Afghani, che è scappato con la cassa, si è portato via 161 milioni di dollari. Ovviamente era questo regime fantoccio, era corrotto ed era odiato dalla popolazione, e si dice addirittura che ci sia stato, Brigo, un accordo sottobanco, lo diceva Fausto Biloslavo, collegato con noi ieri, un grande inviato di guerra, un accordo sottobanco che giustificherebbe il fatto che i talebani non hanno avuto nessuna resistenza, né dagli americani né da parte dei governativi che gli americani e la NATO per 20 anni hanno addestrato, no? Sono scomparsi, non si sono visti, e i talebani hanno fatto una passeggiata praticamente. Allora, ci sono due fattori, direttore. Sì. Innanzitutto, il Partito Liberale Italiano è sempre stato europeista convinto. Oggi notiamo che l'Europa non c'è, perché non abbiamo sentito una voce né dal Ministro degli Esteri della Comunità Europea, tantomeno dalla Presidente. Abbiamo sentito una telefonata fatta da Angela Merkel a un dittatore come Putin, e poi in televisione abbiamo visto un altro dittatore di secondo rango, che è Erdogan, che ci dice come dobbiamo dialogare con i talebani. Questo è sconcertante. Secondo punto, però, sconcertante vedere che a Padova c'è una riunione di dei sindaci che si ritrovano per decidere cosa fare con gli immigrati. In studio qui abbiamo un ex sindaco. Io sono convinto che un tavolo doveva essere fatto prima di tutto dal presidente di turno delle regioni, assieme a tutti i presidenti delle regioni e con i sindaci capiluogo in questo caso, e dopodiché fare una tabella di marcia, ma sempre poi passando chiedendo all'Europa cosa vuole fare, perché l'Europa, mi sembra di capire, in questi ultimi decenni è sempre lì pronta con la matitina rossa per fare i conti se sforiamo sì o no in bilancio o meno. Fortunatamente o sfortunatamente, mettiamola così, con la pandemia sono stati zitti, che sono resi conto, tagli, cosa ha portato. Ad oggi però siamo anche privi di una politica estera, cioè navighiamo al buio. Allora, come diceva l'assessore di Trieste, oggi non possiamo parlare di rifugiati politici, perché quelli che stanno scappando oggi in qualche maniera non sono ancora arrivati. C'è un problema di fondo comunque anche di cultura, come diceva l'esponente di Fratelli d'Italia. Perché abbiamo soltanto uomini che arrivano qua e non donne? Perché non difendono il territorio? E allora capiamo benissimo perché il presidente se n'è scappato, e forse sa quando è scappato, perché ci hanno fatto vedere l'immagine che se ne va via con l'elicottero magari 3-4 giorni fa. E gli stessi talebani si sono preoccupati di rientrare, come diceva il mio vicino, senza avere nessun ostacolo. Ci manca qualche tassello, questo sì. Ma allora, non possiamo giustamente capire tutto quello che è la politica estera, ma quello che è nel nostro territorio, noi non possiamo non aiutare un popolo in difficoltà. Dopo oltre 20 anni di investimenti milionari, prima di tutto, dopo 20 anni di morti, l'Italia stessa ha dato un contributo importante. E io chiedo a gran voce, come Partito Liberale Italiano, che l'Europa si dia una mossa su questo. Non può sempre essere latitante e sorda su queste cose qua. Non può essere sorda e sempre non guardare il problema che non ci sia finalmente un esercito europeo, una polizia europea. Non possiamo chiedere alla popolazione slovena o croata di tenere controllati i confini, sapendo benissimo che storia ha quel paese. Siamo noi paesi fondatori europei, quindi ancora con la fondazione della Comunità Europea del 54, dobbiamo mettere le basi e far sì di fare un passo in avanti, altrimenti, ripeto, sono un operista convinto, ma così non va avanti. Allora, tantissimi sms, vediamo questo: se i comuni accoglieranno profughi e si accolleranno il mantenimento dei tanti minori, state sicuri che le tasse locali aumenteranno. Ingegnere, prego. Allora, vorrei essere un po' realista sull'accoglimento di questi afghani. Sicuramente parlano il farsi, sicuramente leggono in un alfabeto che non è neanche l'alfabeto latino.
difficile trovargli qualcosa da fare nell'industria, anche perché mi pare che il 60% lì sono agricoltori, no? A meno che gli industriali non pensino di fare delle serre da papavero da oppio, e allora li impieghiamo tutti sotto questa ipotesi. Però la vedo dura anche perché, se guardiamo un attimo all'esito infelice del reddito di cittadinanza, dove migliaia di navigators scazzoflonici non hanno trovato un solo posto di lavoro a gente che parlava italiano, forse, e sapeva leggere, forse, dove volete che andiamo? È la logica conclusione. Quindi ho capito che c'è questa corsa a gettare il miocardio oltre la siepe, una volta si diceva il cuore oltre l'ostacolo. Ma dopo, la realtà e i numeri sono argomenti tosti, sono argomenti che non si scalfigano con una bella chiacchierata come stiamo facendo noi. Voglio vederti con 200 afghani che non capiscono una parola d'italiano, che non sanno neanche leggere un libro di grammatica. Dopo è vero, ci sarà un 10% di dottori, c'erano 8 donne lì che sono state evacuate, che facevano il pap test, gli esami gratis, ma sono 10, basta. Quindi dobbiamo essere realisti, il realismo più realisti del re. Un invito a tutti i politici, perché a parlare si fa presto, sono i numeri che fanno inciampare. Guarda, io faccio una battuta, guarda, il mio collega è lui, è brutto dirla, con il reddito di cittadinanza, io ho un conto Banco Posta, il reddito di cittadinanza naviga sul circuito postale. Arrivano questi ragazzi che non hanno né arte né parte, non sanno neanche cosa sia un banco, ma tante volte te lo chiedono anche. E a volte rimango impotente a certe scelte che gli devi insegnare come fare, fargli capire se ci sono soldi o non ci sono. E questo è molto triste, perché è giusto sia aiutare, ma come dice lui, bisogna dare anche una prospettiva a queste persone che arrivano. Perché altrimenti, ragazzi, stiamo parlando, scusate il termine poco inglese, il sesso degli angeli. Il problema è che non siamo stati capaci con i nostri, figuriamoci con quelli che arrivano. Il reddito di cittadinanza è la vergogna dell'Italia. Perché noi abbiamo persone che prendono 500 euro di pensione avendo lavorato una vita, ok? 500 euro, e dall'altra parte abbiamo 780 euro a persone che non hanno mai fatto niente, stanno seduti sul divano. Quindi io dico, e lo dico da tempo, quei soldi là dovrebbero essere fatti transitare tramite l'impresa che assume, che ci mette la differenza, che forma e che fa lavorare le persone. Allora, so che lei... Così, lo dico in un'altra maniera, dovremmo avere la polvere lucida sui marciapiedi con tutti i soldi che... polvere lucida, cioè keynesianamente fare buche per poi e riempirle. La polvere lucida voglio vedere. Allora, sentiamo Giovanni Giorgi e poi torniamo dal candidato sindaco conegliano Fabio Chiese, dall'assessore Polidori. Giorgi, se vuole, sul reddito di cittadinanza o su altro, ovviamente. Sì, un inciso sul reddito di cittadinanza. So di essere chiaramente in minoranza qui in questo studio, però non mi sento, l'ha detto pure anche Draghi, di criticarlo in maniera così violenta questo strumento. Quindi è maggioranza con lui. Ma non è violenta, è la vergogna dell'Italia. Io vedo i dati che sono usciti poche settimane fa sui percettori del reddito di cittadinanza e vedo che ci sono quasi la metà, il 15% disabili, ha trovato lavoro, famiglie. Attenzione, distinguiamo i piani però, perché sennò facciamo di tutto un erbo un fascio e non va bene. Il reddito di cittadinanza è stato lo strumento più importante, no, a fornire protezione in questi 15 mesi di pandemia per molte persone che si trovavano, se no, non sono d'accordo, se no, si trovavano con le aziende chiuse, con le case integrazioni e quant'altro, si trovavano senza cibo. Guardiamo i percettori, i giovinastri che se ne stanno magari al sud sul divano. Ripeto, si tratta di famiglie con disabili, situazioni al limite che magari qui nel ricco Veneto neanche pensiamo. Altro il discorso delle politiche attive, cioè l'altra funzione che era stata pensata dai 5 Stelle, perché il reddito di cittadinanza è dei 5 Stelle, che era quello di utilizzare, no, dare il reddito e poi con i navigator cercare di inserire la persona beneficiaria del reddito di cittadinanza in un circuito virtuoso al fine di trovare lavoro, occupazione
E lì no, lì è fallito miseramente, non è mai, anzi non è mai partito. E poi continuiamo a pagare, certo, 10 miliardi. Ma attenzione, ci costa. Allora, un conto sono le misure di sostegno al reddito, un conto sono le politiche attive del lavoro. Il governo Draghi sta investendo adesso proprio per poter perfezionare questo strumento che ora come mai prima d'ora risulterà fondamentale per la ripartenza del paese, dell'economia, le politiche attive, quindi la formazione permanente, l'aggiornamento professionale. Abbiamo in provincia di Treviso abbiamo 6.000 persone che hanno perso il lavoro l'anno scorso, nel 2020, e vanno ricollocate, no? Alla luce anche di quelle che saranno le nuove filiere dentro le transizioni digitali, ambientali e quant'altro. Quindi le politiche attive del lavoro sono indispensabili e qui deve fare una grande parte anche la Regione, che è competente per la sua parte in questo tema. Quindi io il reddito di cittadinanza non lo boccio per una metà, quella di protezione del reddito, della dignità della persona, lo boccio sì sull'inserimento lavorativo. E qui io mi auguro che il lavoro che stanno facendo in Parlamento sia quello di riformarlo, cercando di prendere spunto da quello che era stato il reddito di inclusione, se vi ricordate, negli ultimi governi Renzi e Gentiloni. Là sì si prevedeva un inserimento serio dal punto di vista lavorativo, un accompagnamento della persona e quindi un rafforzamento sul fronte delle politiche attive del lavoro. Io mi aspetto che questo diciamo da questo punto di vista ci sia un miglioramento. Mi posso collegare a quello che lei ha appena detto, però, e lì di vicino a lei è un imprenditore che è molto più in ambito su questo. Il problema è stato però che questo reddito di cittadinanza, che ormai è da 3 anni che va avanti, dall'inizio legislatura, non ho mai capito perché la risposta debba sempre essere data comunque dalla parte politica. Perché dico questo? Perché io mi sarei aspettato che la parte politica avesse fatto sedere su un tavolo anche gli imprenditori. E dire, cari imprenditori, in Veneto, bravo, in provincia di Verona, in bravo, provincia di Vicenza, in provincia di Rovigo e di Belluno, bravo, quanta manodopera abbiamo bisogno? Cosa abbiamo bisogno? Perché questo è il problema di fondo, perché se noi aspettiamo un disegno di legge in Parlamento arriviamo a fine legislatura e nel frattempo passano altri 2 anni di soldi, mi permette, buttati dalla finestra, senza aver provato nessun profitto e senza aver dato un futuro a queste persone. In compenso siamo consapevoli che non funziona e che stiamo spendendo 10 miliardi all'anno. Tutti in Campania, perché dopo i numeretti, certo, dicono che cadono tutti là, mi dispiace, però i numeretti sono uno come la gravità. Allora, scusate, andiamo avanti, vediamo altre immagini dall'Afghanistan. Questa è la corrispondente da Kabul della CNN che ha messo il velo per evitare problemi, ma al voto scoperto e i talebani su questo la rimproverano fino appunto a mettere le mani sulla telecamera, vedete? Ovviamente è chiaro che l'operatore viene bloccato e a un certo punto si temeva il peggio, ma per fortuna sono riusciti così a venire a patti e quindi l'operatore e la giornalista della CNN sono riusciti ad andarsene senza gravi conseguenze. Per questo giro. Allora, torniamo dal candidato sindaco Fabio Chiesa, Conegliano. Vi ricordo che il 3 e il 4 ottobre ci sarà il voto delle amministrative, eventuali ballottaggi il 16 e il 17 di ottobre. Sono 84 i comuni in cui si andrà alle urne in Veneto. Non ci sono capoluoghi di provincia, ma centri importanti come appunto Conegliano, Montebelluna, Oderzo, per citare diciamo tre grossi comuni qui nella Marca Trevigiana, e poi ovviamente non so, c'è Chioggia, c'è Montagnana, Villorba. C'è Villorba, certo, a Treviso, giusto, avevamo anche dei candidati, alcune candidate prima che scattasse la par condicio. Allora, sì, che cosa uscirà diciamo da queste amministrative e come e se saranno condizionate da vicende come quella della pandemia, perché ci sono anche domande sul come si accederà alle urne con Green Pass, senza Green Pass, eccetera. Beh, innanzitutto mi lasci dire una cosa sul reddito di cittadinanza. Io penso che un paese che insegna alla gente che non serve lavorare per vivere, ma si può vivere senza lavorare, soprattutto nelle fasce più giovani, è un paese che è destinato a morire. Cioè, noi avevamo un reddito di inclusione che comunque permetteva a noi sindaci di prenderci in carico le persone che erano veramente in difficoltà. Invece ci troviamo oggi un reddito di cittadinanza che insegna a gran parte della popolazione italiana che si possono prendere, come si diceva prima, oltre 700 euro senza essere mai andati a lavorare in vita propria. Questo è inaccettabile, inammissibile, vuol dire
creare nuove classi di ragazzi che penseranno magari a fare altro invece che cercare un lavoro, soprattutto cercare una propria professionalità che nella vita gli darà anche una dignità, perché poi il lavoro vuol dire dignità, vuol dire crescere una famiglia in un certo modo, vuol dire crescere una società in un certo modo. Invece ci ritroviamo che oltre ai disoccupati avremo anche tutta una serie di navigator che, oltre a non fare i navigator, venire a pagarti per non far niente, tra un anno o due si ritroveranno ad essere nella fila dei disoccupati dietro i disoccupati che stanno cercando di aiutare. Per una situazione veramente inverosimile che deve finire prima possibile e che deve vedere di nuovo, come dicevano prima gli imprenditori qui presenti, ma anche, cioè, la categoria come la mia di liberi professionisti o di altri che sono abituati la mattina a rimboccarsi le maniche e andare a lavorare, dobbiamo creare una generazione di gente che ha fame di lavoro, però, che ha voglia di andare a lavorare, che ha voglia di apprendere, che ha voglia di dare proprio contributo a un paese, che è un paese meraviglioso come il nostro, però ha bisogno di ragazzi che si mettano in gioco fino in fondo, che rischino di proprio, che tornino a avere la volontà di cambiare le sorti che non sono segnate. Questo non è un paese segnato, questo è un paese che purtroppo una classe politica di un certo tipo sta mandando in una certa direzione. Io mi aspetto i ragazzi che vadano in piazza, ma per chiedere lavoro, cioè per chiedere la possibilità di crescere personalmente, per chiedere la possibilità di essere gli artefici del proprio futuro. Detto questo, certo, incide tutto sulle elezioni amministrative. Noi tra l'altro faremo una campagna elettorale che stiamo già cominciando adesso nel mese di agosto, per cui agosto e settembre, due mesi assolutamente inusuali per una campagna elettorale, condizionati da una pandemia che inevitabilmente vede tutti noi concentrati su altri problemi, vede anche nel ricco nord-est, come si dice, problemi che non siamo mai stati abituati ad affrontare, problemi non solo di carattere economico ma anche di carattere sociale e culturale. E dovremmo riuscire a dare un colpo di reni in questa direzione qua. Sicuramente, ripeto, non è un periodo migliore per andare ad elezioni, però è anche vero che la democrazia ha i suoi ritmi. Non possiamo pensare che un paese come Conegliano, per esempio, abbia un commissario per un anno, perché se vogliamo veramente non dare risposte e soluzioni ai cittadini, basta che non eleggiamo una classe dirigente. Qui non stiamo parlando di politici, stiamo parlando di amministratori, cioè delle persone a cui i cittadini si rivolgono quotidianamente. Qua c'è gente che ha fatto l'amministratore locale, sa benissimo come funzionano le cose. I cittadini hanno un numero di telefono dei propri sindaci, dei propri assessori, dei propri consiglieri comunali e hanno bisogno comunque di risposte immediate sulle piccole cose quotidiane, anche perché si diceva prima del ruolo dell'Europa, no? Anch'io sono d'accordo che i sindaci non debbano far tavoli per distribuirsi gli immigrati. Ogni democrazia ha i propri livelli, perché sennò non si parla più di democrazia ma si parla di assoluta libertà nella quale non viene gestito nulla. Qui c'è un'Europa che dovrebbe prendere tutti i flussi dei migranti e non li sta prendendo, uno Stato italiano che dovrebbe prendere delle decisioni rispetto a delle situazioni di migranti che arrivano in Italia e non lo sta facendo, e dei sindaci che con la buona volontà si rimboccano le maniche per risolvere problemi che non sta a loro risolvere. Io penso che i sindaci devono risolvere i problemi per cui sono deputati sindaci, i parlamentari i problemi per cui sono deputati parlamentari, la comunità europea quelli della comunità europea. Se non faremo questo ci ritroveremo a parlare benissimo in uno studio come questo ma non risolve i problemi. Appunto. Se noi pensiamo che a 20 anni che parliamo di problemi di immigrati e l'Europa non ha fatto un passo in avanti, io penso che uno come Draghi, con l'autorevolezza che ha, debba prendere l'aereo, andare in Europa, tirare due pugni sul tavolo e dire: ragazzi, o risolviamo il problema o sciogliamo la comunità europea, perché se la comunità europea serve solo a drenare risorse da un paese come l'Italia, ma quando c'è da dare risposta non se ne danno, allora inevitabilmente è meglio che ci usciamo. Se non riusciamo a creare un esercito europeo che sia in grado di difendere i nostri territori, allora è meglio che potenziamo con i soldi che abbiamo l'esercito italiano. Se non siamo in grado di prendere dei rifugiati, è meglio che non prendiamo neanche il resto degli immigrati. Perché si diceva giustamente, diceva l'imprenditore, l'ingegnere, cioè noi siamo uomini di numeri, faccio l'ingegnere anch'io, cioè il problema non è per un paese come l'Italia accogliere 3.000 immigrati e 3.000 rifugiati politici, che vuol dire uno, se siamo 60 milioni vuol dire uno ogni 20.000, la prospettiva per il futuro vuol dire uno ogni 20.000, vuol dire che in una città come Oderzo ce n'è uno. Cioè il problema non è questo, il problema è che stiamo accogliendo decine e decine di migliaia di persone che non sono rifugiati assolutamente, e per questo non siamo in grado di accogliere chi ne ha bisogno. Per cui è totalmente sbagliato quello che sta facendo questo Stato. O poniamo rimedio a questo oppure diciamo che abbiamo fallito su tutto, però prendiamoci la responsabilità. Ripeto, uno come Draghi, con l'autorevolezza che ha, che prenda l'aereo, che vada in Europa, tiri due pugni su quel tavolo e dica: ragazzi, o facciamo la comunità europea veramente fino in fondo, oppure è meglio che ogni Stato torni a prendersi cura dei propri cittadini. Molto chiaro, Chiesa. Allora vediamo, torniamo a Trieste, vediamo il servizio a cui accennava l'assessore Polidori, per l'arresto
di 6 passeur che chiedevano ai migranti 5.000 euro a testa per arrivare in Europa. Vediamo il servizio. Fino a 5.000 euro a persona per viaggiare dalla Bosnia alla Croazia, più altri 350 euro per arrivare in Italia, attraversando la Slovenia. Sono le cifre che dovevano pagare i migranti per percorrere la rotta balcanica a un'organizzazione criminale composta da 6 passeur, tutti arrestati. La procura distrettuale di Capodistria da tempo stava indagando fino a riuscire a fermare la banda. A capo dell'organizzazione un 31enne di Lubiana e un 33enne della Bosnia, che coordinavano il traffico di migranti, coadiuvati da 3 sloveni tra i 20 e i 21 anni e un kosovaro 43enne. Quest'ultimo, residente in Italia, era già noto alle forze dell'ordine e insieme ai 20enni sloveni gestiva il sistema di trasporto. Sono 17 i migranti di varie nazionalità come Bangladesh, Iraq, Iran e Afghanistan che sono stati trasportati in Italia dalla Slovenia. Secondo l'indagine, i 6 passeur sono riusciti, attraverso i loro traffici, a guadagnare tra i 68.000 e gli 85.000 euro. Nel corso dell'attività di investigazione sono stati anche sequestrati i cellulari con i quali i trafficanti comunicavano costantemente per segnalare posti di blocco e per indicare il percorso al passeur di turno. Nell'operazione è stata requisita anche della droga. Servizio di Gianluca Paladin. Assessore, ovviamente ricordiamo che si vota per le amministrative a Trieste, in Friuli, Venezia Giulia, elezioni quindi molto importanti, noi le stiamo seguendo attentamente con Tele4. Che ricadute... Anche a Muggia, certo, ha fatto bene a ricordarlo. Che ricadute potranno esserci a livello elettorale con questa situazione, che ovviamente non è che passa inosservata, non è che non abbia riflessi sull'elettorato, no? Abbiamo visto gli ultimi sondaggi, c'è ovviamente un distacco tra l'attuale sindaco, il sindaco uscente Roberto Di Piazza, che si ripresenta ai suoi avversari, però i sondaggi sempre van presi con le pinze. Che clima si respira, diciamo, in questa diciamo a un mese dal voto, in sostanza? Ma, diciamo, se facciamo riferimento alla questione immigrazione, io direi che solo temporaneamente questa non è al primo posto nelle questioni sentite dai cittadini, perché c'è una pandemia in corso, perché ci sono tantissimi altri problemi a livello economico con i quali la gente, dagli imprenditori e i cittadini devono combattere giornalmente. Ma non è l'ultimo dei problemi sicuramente, e tornerà ad essere uno dei grandi problemi, delle grandi tematiche sentite sul nostro territorio, soprattutto su quello che ci potrà capitare nei prossimi mesi. Diciamo che da questo punto di vista il centrodestra è sempre stato chiaro nella misura in cui, senza fare dare compiti a chi non ce ne ha, sicuramente la competenza per quanto riguarda l'immigrazione non è dei sindaci, visto che parliamo di amministratori locali. È ben vero però che la competenza per quanto riguarda i sindaci sta al 100% per quanto riguarda l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, che non sono un problema di secondaria importanza. Noi ce l'abbiamo, abbiamo dei flussi importantissimi per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, soprattutto, guarda caso, dall'Afghanistan, dal Pakistan, ma anche dal Kosovo, quindi dall'interno dell'Europa. E qui le leggi sono assolutamente insufficienti e scadenti, perché sappiamo benissimo che arrivano qui decine, se non centinaia, di minori stranieri non accompagnati, e la legge impone ai sindaci di doversi accollare la loro accoglienza, a prescindere dal fatto che abbiano meno posti dove metterli. Questo è già una questione che non può essere demandata ai singoli sindaci. Certo. Noi siamo sempre, anche in questo caso, alla fine, al capolinea della rotta balcanica, per cui a Trieste è un problema enorme. Se pensiamo soltanto che per il 2020 abbiamo speso come comune qualcosa come 9 milioni di euro solo per i minori, che poi tra l'altro in tanti casi i minori non sono, perché sappiamo benissimo che arrivano senza documenti, magari anche con la barba lunga, dicono di avere 17 anni, ma ci sono impedimenti anche per quanto riguarda la determinazione della loro età. È un problema economico enorme che porta i comuni, parlo del comune di Trieste, ma la questione è anche di altri comuni, a spendere qualcosa come 140 e punte di 180 euro al giorno
per mantenere un minore straniero. Laddove anche la carenza di legge dice che nell'ipotesi in cui questi abbiano dei parenti, possono essere, devono essere affidati ai parenti entro il terzo grado, se non sbaglio, se non ricordo male, ma non ci sono assolutamente strumenti per determinare e per trovare, parliamo di anagrafe, parliamo di controllo di dati, di incrocio di dati, no? Quali siano i parenti, e tante volte sappiamo perfettamente che nella stessa Trieste ci sono parenti, genitori, zii, cugini di questi cosiddetti minori che abitano a Trieste, ma che non se li accollano, perché ovviamente vale la pena di sostenere la loro educazione, il loro mantenimento a spese dei concittadini. Per cui queste sono tutte tematiche sulle quali il centrodestra si è sempre battuto in maniera chiara, ma anche qui dobbiamo fare purtroppo riferimento a leggi nazionali che fanno acqua da tutte le parti. Prima si parlava, e chiudo, del reddito di cittadinanza, che anche lì è stato un mezzo disastro. Io faccio soltanto riferimento al fatto che dal punto di vista dell'educazione civica queste persone moralmente dovrebbero sostenere l'economia e farsi volontari nel momento in cui vengono chiamati ad affrontare, a lavorare per un servizio pubblico. Io faccio riferimento per esempio ai cosiddetti nonni paletta che noi annualmente mettiamo sul territorio, e sulla delibera ho appositamente detto c'è lo spazio per volontari che percepiscono reddito di cittadinanza per poter sopperire a questo servizio. Non ne abbiamo trovati, quindi anche da questo punto di vista evidentemente ci sono delle carenze dal punto di vista legislativo che non fanno, che non danno assolutamente una mano a noi amministratori pubblici. Assessore, siamo in par condicio ovviamente su tutte le nostre reti, quindi per par condicio do anche su Trieste un servizio della nostra redazione di Tele4, dove il principale sfidante del sindaco di Piazza Russo del Partito Democratico parla proprio nella sua campagna elettorale di sicurezza. Vediamo. La campagna elettorale di Francesco Russo, candidato sindaco di Puntofranco e del centro-sinistra, prosegue con una capillare presenza nei rioni. Stamattina è toccato a Valmaura, la formula è quella ormai collaudata. Un questionario con 10 punti specifici per ogni rione è sottoposto ai cittadini. Toccherà ad essi indicare 3 fra tali problematiche. Quelle, diciamo così, più votate faranno parte del programma definitivo di Russo, che sarà presentato ufficialmente a fine mese. Qui a Valmaura, ad esempio, ci avete detto che andrebbe sistemata l'ex area dell'IRFOP, che servono più spazi giovani, che ci sono dei problemi in via Paesiello. Ecco, grande concretezza, ma poi per la prima volta il programma lo costruiamo davvero con voi. Al momento, sottolinea il candidato, la media di questionari raccolti giornalmente supera quota 200, pertanto la stima, alla fine dei giorni stabiliti per questa sezione della campagna elettorale, è quella di raccoglierne un numero consistente ed indicativo, tanto che Russo già può sbilanciarsi e sottolineare più di un tema ricorrente. Due temi su tutti: socialità, spazi verdi, spazi di aggregazione e poi sicurezza. Una sicurezza che va declinata come maggiore protezione sociale, perché abbiamo visto che non bastano le telecamere, serve che ogni rione sia più accogliente, che ci siano facce amiche e luoghi dove stare insieme. Ministro di Umberto Bosazzi, se non ho visto male. Allora andiamo in pubblicità e poi rientriamo in studio con i nostri ospiti, i vostri sms, i vostri whatsapp. Grazie, torniamo subito, grazie. Di nuovo in diretta con Focus 22:53, scontro su profughi afghani in Veneto, abbiamo titolato questa seconda parte, nella prima abbiamo avuto ospite il presidente Luca Zaia, che vedremo presto, anche più a lungo, perché oggi per vari motivi abbiamo voluto fare un'intervista relativamente breve, ma nei prossimi giorni il governatore
tornerà per uno speciale focus di un'ora e 50. Allora, c'è un episodio che sta animando la campagna elettorale, insomma, no? E con gli haters che sono intervenuti contro Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, colpevole di avere parlato bene di Gino Strada, no? Gino Strada è sempre stato connotato politicamente, quindi chi è contro, chi è a favore, insomma, no? A prescindere da quanto proprio in Afghanistan e in altri paesi in guerra Gino Strada ha fatto. E vediamo come risponde, in particolare come ha risposto Roberto Marcato a una scritta, diciamo, di stampo fascista, meglio un giorno da leoni che 100 da Marcato, che è comparsa dietro lo stadio a Piani. Sentiamo cosa ha detto l'assessore. Uno striscione fuori dallo stadio a Piani, lato via 58esimo Fanteria, con una scritta fascista in caratteri fascisti contro l'assessore regionale, il padovano Roberto Marcato. Autori gli ultras del Padova, che non hanno gradito un post del politico della Lega sulla morte di Gino Strada, di cui l'assessore veneto elogiava le virtù umane. I suoi seguaci non hanno però apprezzato e hanno commentato il pensiero sul profilo con frasi ingiuriose contro Marcato e contro il fondatore di Emergency. A quel punto l'assessore della Lega è intervenuto con parole dure come «via i fascisti dalla Lega», di qui l'evidente risentimento dell'estrema destra. «Francamente non capisco questo attacco, visto che la mia posizione sui fascisti è nota da tempo. Sono molto sereno e sono profondamente convinto che nella Lega ci sono valori non negoziabili. I fascisti se ne facciano una ragione», ci ha detto al telefono Marcato. «Ho sempre detto con fermezza quello che penso e non ho mai messo in discussione le mie convinzioni per un voto in più o per una carega. Credo che l'onestà intellettuale sia un patrimonio imprescindibile per un politico, ancora di più se amministratore. Da buon veneto mi sento assolutamente serenissimo». Sulla scritta apparsa allo stadio a Piani sta già indagando la Digos. Servizio di Guido Marcato. Ingegnere, sono vicende un po' così, un po' tristi, anche un po' imbarazzanti, perché in genere bisognerebbe valutare il merito di una persona, no? Non collocarla e giudicarla politicamente per tirare l'acqua al proprio mulino o a quello di altri. Poi ci sono storie come quella del sottosegretario Durigon, che propone di intitolare al fratello del duce Arnaldo Mussolini un piazzale che è stato dedicato a Giovanni Falcone e a Borsellino, e uno si chiede ma cosa può saltare in mente a qualcuno, no? Anche in maniera, diciamo, pensando all'opportunismo politico, tirar fuori un'idea di questo genere, che non potrà far altro che riversare su chi la presenta una serie di accuse di ogni genere, no? Come sono queste storie, diciamo? Durigon è chiaramente scappata alla frizione, sia nel caso del parco, sia nel caso del giudice nominato. Della finanza, dice l'abbiamo messo noi. È scappata alla frizione, ma sa, se a uno che guida una Formula 1 scappa alla frizione, non è che faccia proprio bene il suo mestiere. E Durigon non sta facendo bene il suo mestiere. Poi quando Marcato dice fuori i fascisti dalla Lega, ha rinnegato contemporaneamente Gentilini e Tosi e Durigon. Quindi anche lì mi pare che sia scappata la frizione, perché non è che manchino, insomma. Mi piacerebbe poi discutere sul tema delle prossime venture elezioni o ludi cartacei, no? Penso che il tema più importante sia vedere quanto resterà dei grillini, al di là di tutto il tema di tutta la campagna, perché qui nel Veneto i grillini erano arrivati a un 25%, e alle ultime regionali sono stati spinti sotto il 3 al 2,7%. C'è un solo consigliere regionale, no? Piano, hanno un solo consigliere regionale recuperato, perché la Lega non riesce a scrivere una legge elettorale. Non dimentichiamoci anche che hanno sbagliato, non sono stati capaci, diciamoci la verità, perché avevano scritto il 3% come limite, ma era scritta male, il giudice gli ha fatto ingoiare il consigliere Grillino. Quindi non è che in Lega siano proprio queste cime se fanno queste cappelle. Ma arriviamo al nostro punto. Con le regionali
I cittadini veneti hanno portato tutti i grillini dal veterinario e li hanno sterilizzati come i gattini, no? Se ne siamo trovati un 2-7%, vediamo quanti ne sopravviveranno. Questo è il tema, per capire cosa ha preso in mano Conte, se ha preso in mano il rimbalzo del gatto morto o un partito che viaggia sopra il 10-15%. È tutto lì, perché al di là dei famosi sondaggi che uno si paga e ha quel che vuole, e dalle urne esce un risultato, il vero numero. E ragazzi, lì non si scherza, il giorno dopo si capisce subito la fine di questa legislatura. Un passaggetto importante sul reddito di cittadinanza. Certo. Che Renzi dice che vuole fare il referendum, no? Io ho fatto una mail, sono pronto ad andare a firmare. Non c'è sto referendum, bla bla bla, il solito del bomba, no? Tante chiacchiere, zero risultati. La Lega è favorevole. Bene, ragazzi, il centrodestra ha 15 regioni. Ne firmano 5 e domani andiamo a fare questo referendum e là ci misuriamo col famoso parere espresso direttamente al popolo, parere sul quale puntualmente Roma ha cagato più di qualche volta, come il referendum sulla RAI, sui finanziamenti dei partiti, sui 4 ministeri cancellati e riapparsi, quindi è sempre la magistratura che si volta dall'altra parte. Quindi è inutile che ci meniate il camper l'aia. Facciamo sto referendum, 5 regioni, fatto il referendum, punto. E penso anche al referendum dell'autonomia, 1398 giorni dal 22 ottobre del 2017, saranno 4 anni il prossimo 22. Ah, ecco, ecco, scusi, sì, dire, se mi intrometto. Prego, prego. Ci servono 4 consulenti afghani che abbiamo l'indipendenza domani. Portiamoli qua, dei 2000 ne selezioniamo 10. E arriva subito. Chiuso il caso. Su quello sono stati, diciamo, sono stati bravi. Allora, Giovanni Zorzi, sulla... Le alleanze in tanti comuni ci saranno, insomma, tra Partito Democratico e 5 Stelle, con 5 Stelle ovviamente, come diceva l'ingegnere Carraro, da tempo in difficoltà, con questa, diciamo, la riforma di Giuseppe Conte, che ha in qualche modo reso un po' più governativo i 5 Stelle. Io l'altro giorno ho detto non sono più rivoluzionari, Cacciari si è messo a ridere, era collegato, ha detto ma dice quando mai rivoluzione? No, però voglio dire, hanno cambiato pelle, c'è il rischio di un'omologazione tra due partiti, insomma, che una volta erano, diciamo, complementari e che adesso si stanno un po' omologando? Ma cito il caso che sto, insomma, seguendo, che Fabio Chies conosce bene, delle amministrative in provincia di Treviso. Noi nei 4 comuni sopra i 15.000 abitanti siamo riusciti a mettere ordine al campo dell'alternativa al centrodestra, proprio partendo da quello che è una interlocuzione, un rapporto con il Movimento 5 Stelle, con tutti i suoi limiti. Non li nascondiamo, però è vero che in questi anni, frutto anche del consenso che hanno ottenuto negli anni precedenti, comunque un certo radicamento l'hanno ottenuto anche in termini di classe dirigente. Alla fine hanno una classe di amministratori, di consiglieri comunali sul territorio. Il Movimento 5 Stelle è evidentemente una fase di ripensamento, come d'altronde credo a tutti i partiti in questo momento. Il governo Draghi è un po', no, un momento di sospensione in cui i partiti ripensano un po' alla loro funzione anche in relazione alle sfide della pandemia. I 5 Stelle hanno fatto una scelta di campo, dichiarandosi di fatto alternativi al centrodestra, hanno fatto una scelta importante sostenendo il governo Draghi, quindi di responsabilità. Questi sono due elementi che noi consideriamo assolutamente apprezzabili. In questi mesi abbiamo preparato con loro le amministrative, appunto i programmi, le candidature, e devo dire che l'opportunità che ci viene offerta nel lavorare con loro è anche quello di poter in qualche maniera trovare quei punti di contatto che rappresentano un po' gli ideali delle origini di quel movimento. Quindi le famose 5 Stelle, no, fanno riferimento allo sviluppo sostenibile, all'ambiente, alla trasparenza e quant'altro, su cui noi
ci troviamo d'accordo. Io credo che in previsione ci sarà questa la prospettiva, un ritorno a una dimensione bipolare tra un centrodestra e un centrosinistra. Ed è l'obiettivo che come Partito Democratico, prima con Zingaretti, adesso con Letta, ci stiamo ponendo proprio per poter creare alleanze, un campo largo, in modo da poter sfidare in un'ottica competitiva appunto il centrodestra, nei comuni, piccoli e grandi, e poi tra un anno, due anni anche per il governo del Paese. Quindi dal nostro punto di vista, devo dire, almeno finora, nell'esperienza qui in provincia di Treviso, è un'esperienza che possiamo definire sufficientemente positiva, e quindi auspico un prosieguo anche per le prossime sfide elettorali. Allora, ovviamente ci si chiede anche che peso avranno che peso avrà sulle le elezioni in qualche modo la pandemia, le vaccinazioni, le polemiche sul Green Pass, lo scontro tra Novax e Green Pass. Anche qui ovviamente ci sono divergenze anche tra i partiti che si sfideranno alle prossime amministrative. E vediamo sulla vaccinazione, come abbiamo sentito dire prima al presidente Zaia, insomma, si va avanti a ritmi serrati e bisogna vaccinare, ovviamente questo è lo scopo anche del governo, il più alto numero di ragazzi prima dell'inizio della scuola, con l'obiettivo di raggiungere il 75% degli studenti con almeno una dose entro il 13 settembre, che sarà il D-Day. Vediamo cosa si dice all'USL 3 Serenissima. Pediatri a disposizione per l'assistenza nel padiglione 8 della Fiera di Padova, hub vaccinale gestito dall'azienda ospedaliera, servizi aperti per risolvere qualsiasi dubbio sia da parte delle famiglie che dei medici e pediatri. La copertura della popolazione più giovane resta fondamentale, spiegano gli esperti dell'azienda ospedaliera di Padova, soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Ridurre la circolazione dell'infezione in età pediatrica è fondamentale per l'influenza, e come ovviamente lo è per il Covid. Studi stanno mostrando come su bambini e ragazzi possono essere maggiori gli effetti del cosiddetto long Covid, la sindrome a carico di vari organi del corpo che si svilupperebbe anche in chi l'infezione l'ha vissuta da asintomatico. Ma è anche la sicurezza delle famiglie, quella della socialità dei più piccoli, che va preservata. Avanzati gli studi sulla sicurezza dei vaccini per gli under 12. I primi a essere pronti saranno Pfizer e Moderna, vaccini sostanzialmente sovrapponibili anche nella composizione. A quanto si sa, dovrebbero per fine anno appunto ottenere la registrazione al di sotto, richiedere la registrazione più corretto, al di sotto dei 12 anni di età. Servizio di Chiara Gagliani. Allora, Susinna, chiedo anche a lei per queste amministrative, insomma, le prospettive di Fratelli d'Italia. Ovviamente Fratelli d'Italia è in forte ascesa, no? tutti i dati parlano di una crescita costante, è così anche in Veneto? Cioè c'è in qualche modo questa possibilità del sorpasso? In Veneto sarà difficile, no? Però insomma, l'avanzata della Meloni in Veneto si fa sentire. Adesso non pretendiamo tanto, direttore, noi stiamo lavorando bene, ma è molto difficile. In Veneto è effettivamente forse un po' difficile, ma probabilmente ci arriviamo, non è che noi stiamo lavorando nel territorio, stiamo lavorando bene, con coerenza, come siamo abituati a fare anche a Roma, e gli accordi appunto col centrodestra si stanno facendo praticamente su tutti i comuni. E le prospettive sono molto alte, insomma, le aspettative sono molto alte, e diciamo che sempre di più la gente guarda a Fratelli d'Italia come un partito di coerenza, di stabilità, cosa che purtroppo i 5 Stelle non sono riusciti a dare, e di conseguenza sì, sappiamo bene che il voto ai 5 Stelle era un voto di protesta. L'italiano è andato a votare nel 2018 votando il Movimento 5 Stelle per dare un segnale. Purtroppo questo segnale l'abbiamo pagato molto caro. Diceva il collega qua che i 5 Stelle sul territorio hanno molti amministratori, a me sulla provincia di Treviso non mi risulta, però ben per voi, insomma,
che avete trovato questo accordo, perché come diceva l'ingegnere prima, sono al 2,7 alle regionali, speriamo che adesso per le comunali si abbassi ancora di più questo quorum, in modo che si possa anche fare a meno di questo mondo politico che effettivamente oggi non serve più, e questo si ripercuoterà anche dopo, quando andremo a votare a livello nazionale, perché comunque tutte le persone che oggi, anzi che ieri, hanno votato al Movimento 5 Stelle, oggi stanno guardando da altre parti e generalmente a Fratelli d'Italia. Ecco, volevo tornare dall'assessore alla sicurezza Polidori a Trieste per chiedergli se in questi, diciamo, in questi mesi, in questi anni di arrivi attraverso i passeur di migranti afghani, siano state mai riscontrate presenze eversive, cioè di terroristi o presunti terroristi che potevano poi dal Friuli Venezia Giulia, come è successo tante altre volte con attentati compiuti in altri paesi, erano spesso passati dall'Italia, compresa anche Lampedusa. Avete mai avuto riscontri di questo genere, assessore? Ma guardi, intanto non lo dico io, ed lo diceva ancora l'allora ministro dell'interno Minniti, dicendo che appunto c'era la dimostrazione sul campo che i terroristi approfittano, hanno sempre approfittato di queste maglie larghe del pattugliamento dei confini per poter entrare tranquillamente in Europa. C'è stato un periodo in cui con la lotta e la guerra in Iraq, e quindi la lotta all'ISIS prima, c'è stato un indebolimento, diciamo, delle organizzazioni terroristiche. È ovvio che adesso, con una situazione in Afghanistan di rinascita di un emirato islamico, il problema tornerà a essere attuale, per cui il fatto che soprattutto esclusivamente dalla parte della sinistra politica italiana si sia sottovalutato, si sia insabbiato questo discorso, secondo me è una questione assolutamente ipocrita, pavida e comunque che non difende quelli che sono gli interessi dei cittadini italiani. A Trieste, ovviamente, essendo anche una città portuale, ci sono stati c'è stato più di qualche episodio in cui sono passati terroristi che poi sono andati anche a fare attentati nel resto dell'Europa, per cui l'attenzione deve essere sicuramente alta, lo dovrà essere ancora di più prossimamente, con uno Stato organizzato che avrà come obiettivo quello di riportare il terrorismo nell'Europa occidentale, e per cui da questo punto di vista sicuramente Trieste continuerà, ahimè, ad essere una delle porte d'ingresso, grazie a Dio ormai l'orizzonte delle prossime elezioni a livello nazionale si avvicina sempre di più, per cui io spero assolutamente, ma come cittadino prima di tutto, che un centrodestra coerente, che abbia le idee chiare sull'immigrazione e sull'accoglienza vera, non su quella ipocrita, farà in modo che queste maglie si stringano assolutamente a difesa di quello che è la sicurezza del popolo italiano ed europeo. Assessore, la ringrazio molto per essere stato con noi, grazie. Grazie direttore, buonasera a tutti. Arrivederci, ci saluti il sindaco di piazza, arrivederci. Senz'altro, arrivederci. Allora, vediamo una città dove qui non si parla di Green Pass, ma di accessi attraverso prenotazione che entreranno in vigore dal 2000, anzi entro un anno si potrà entrare a Venezia solo con prenotazione, dati i flussi aumentati a dismisura dopo il periodo della desertificazione durante la pandemia. Avrete visto queste immagini sconvolgenti di Venezia completamente isolata, deserta, senza neanche un'imbarcazione a fendere le acque della laguna. E la notizia arriva dall'amministrazione comunale proprio dopo questo caos di questi giorni, e d'altra parte se ne parla fin da prima della pandemia. Vediamo il servizio di Ilaria Marchiori.
Venezia si ripopola e l'amministrazione comunale torna a parlare di ingressi su prenotazione e varchi elettronici. Dalla prossima estate dunque potrebbero cambiare molte cose per i turisti. L'obiettivo è fare in modo che ci sia un turismo controllato, sostenibile, qualificato magari per controllare appunto gli accessi e quindi non avere quel turismo di massa che c'è, che vediamo adesso. Nei prossimi mesi cercheremo di sperimentare questa iniziativa, questo programma negli uffici comunali del Tronchetto e a Caffarsetti e poi insomma si spera che anche magari liberati dalla pandemia di iniziare a controllare gli accessi e gli ingressi della città. Una decisione che arriva sulla base di quanto sta accadendo in questi giorni con le calle intasate. Chi vuole venire a Venezia deve prenotarsi e chi viene anche da fuori Veneto deve dare appunto un contributo per accedere, che poi sarà variabile e molto dipenderà dalle zone, diciamo, a bollino rosso, ovvero le zone magari sotto le festività, il Redentore, la Salute, insomma tutte le giornate calde, diciamo, per il turismo e mentre un contributo minore invece per le altre giornate durante l'anno. Dal pagamento saranno esentati i veneti, i residenti, i pendolari e una serie di categorie ancora da definire. Ma la prenotazione resta obbligatoria per tutti, anche con un sistema di app e QR code. Eppure la capogruppo PD del comune, Monica Sambo, sostiene che in 6 anni l'amministrazione non abbia avviato alcun piano di gestione. Il comune, dichiara, ha ricevuto innumerevoli risorse statali per la gestione e la programmazione del turismo. Basta ricordare i 10 milioni del patto per Venezia. Purtroppo, conclude Sambo, la giunta ha deciso di destinarli ad altre funzioni, come ad esempio i milioni di euro dirottati sul Salone Nautico. È stato uno dei punti cardine dell'accordo elettorale fatto anche lo scorso anno con il sindaco Brugnaro, quindi io penso che adesso nei prossimi anni si lavorerà in questa direzione. Non è una cosa immediata, c'è stata anche la pandemia che ha fermato un po' l'introduzione del contributo d'accesso perché doveva entrare in vigore lo scorso anno, quindi adesso penso che, sperando di superare presto la pandemia, si possa entrare in vigore con queste misure. Invece Ilaria Marchiori, abbiamo parlato di Venezia qualche sera fa, c'erano l'assessore Renato Boraso, il consigliere Jonathan Montanariello, il sindacalista Alberto Canciani, insomma è stato poi Marco Gasparinetti, il Tereacqua, è stata una puntata veramente molto vivace con grandi ascolti. Ovviamente parleremo ancora di Venezia e anche il rischio di un Mose che è in grosse difficoltà per vari motivi, che potrebbe non sollevarsi proprio adesso che riprenderanno le acque alte. Allora, Marco Brigo, Partito Liberale alle amministrative, appoggerete qualcuno? Guarda, il Partito Liberale da sempre, dico io, che è il centro del centro. Purtroppo il Partito Liberale ad oggi conta come un prefisso telefonico, non di Roma, ma di Milano, siamo pochi. Logicamente noi appoggiamo quei sindaci che sanno amministrare, che hanno amministrato bene. Non posso appoggiare un sindaco che è di centro-sinistra perché è del PD oppure perché è un'espressione civica del centro-sinistra. Se un bravo sindaco ha fatto bene il suo lavoro del territorio, lo fa. Se un altro sindaco, un sindaco di Fratelli d'Italia, che magari su certe istanze io posso essere distante, ma se ha amministrato bene oppure ha un buon piano per amministrare, noi non diciamo di no. Abbiamo iniziato un piccolo percorso in vari comuni per dare questo tipo di appoggio. Logicamente il percorso è molto difficile. Mi permetta però, direttore, su quello che hanno detto i colleghi prima qui in studio su quanto riguarda i 5 Stelle. 5 Stelle è un movimento, lo definisco io in particolare, perché non possiamo non dimenticarci cosa disse Di Maio quando Mattarella non voleva dare l'incarico a Conte di formare il governo, impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica. Oggi per Di Maio il Presidente Mattarella è il più grande espressione della Costituzione italiana. Ne siamo contenti che si è riveduto di quello che aveva detto. A me, per dirlo in dialetto veneto, liga il muso luogo che vuol parò, come che fa più comodo. Quella è bangia diversa. La politica è diversa. Perché io non ho bisogno dell'avvocato, del popolo per far amministrare, quando abbiamo persone che hanno fatto il Presidente del Consiglio, che non sa neanche la differenza tra una determina e una delibera. E questa è l'evidenza. Ed è per questo, ingegnere, che non prendono più voti, perché qualcuno forse sarà anche a svegliare su questo. Quindi bisogna far chiarezza, bisogna sapere amministrare. E l'abbiamo visto sul suo ultimo servizio, mi chiudo, direttore, su Venezia.
Cioè, che manca solo anche il biglietto per andare a Venezia, ma io andiamo a Gardaland, ne fa un altro uguale, e paghiamo il biglietto, siamo a posto. Queste sono scelte fatte, sbagliate 30 anni fa, signori miei, perché vivono di turismo, di poveri, nel senso non abbiamo più quel turismo che potevamo avere 30 anni fa. E quindi bisogna fare sedersi ad un tavolo, perché qual è il problema della politica oggi? Che non si vuole mai scontentare nessuno. No, no. Bisogna avere il coraggio di dire, signori miei, Venezia ha queste peculiarità, Venezia ha questi problemi. Lei guardi quanto tempo è passato per evitare che queste montagne di ferro passassero per Venezia centrale, per Canale Grande. Cioè bastava solo che magari arrivasse Schettino del turno, che entrasse in San Marco, allora forse magari ci arrivavamo prima. È impensabile questo, bisogna avere la voglia, il coraggio e soprattutto... I sindaci a volte dovrebbero guardare, essere più attenti, mi riferisco a un candidato sindaco, avere il coraggio di dire anche no, magari facendo il malcontento, ma poi guardare l'interesse, perché non dimentichiamoci che una scelta politica fatta in un comune si ripotrae nei prossimi 20 anni. Non è come l'imprenditore che domani mattina ha bisogno di un preventivo per una macchina di stampaggio e se ne fa fare 3-4 e poi decide sul prezzo, sul valore aggiunto che può avere la macchina. I tempi sono totalmente diversi. Se questo non ci convinciamo noi, e non convinciamo il nostro elettore, fra 10 anni siamo ancora qui a riparare sempre le stesse identiche cose. Comunque il Partito Liberale, ripeto, appoggia sempre chi sa fare il lavoro di amministratore, che al giorno d'oggi veramente deve essere molto bravo e avere tanta pazienza. Allora, a proposito di bravura, di competenza, di grandi risultati ottenuti, sono quelli di Elio Doro, che purtroppo è mancato in un incidente stradale, con la moto si è scontrato con una macchina, ha perso la vita questo imprenditore settantenne, molto noto e molto apprezzato, davvero un vero imprenditore del nord-est, e oggi nella chiesa della Madonna di Lourdes c'era tantissima gente a Conegliano, vediamo. Il treno è un segmento molto in movimento, è un segmento che ha una esigenza di dare un servizio immediato. Raccontava così Elio Doro la sua passione per i treni e per i loro allestimenti. Dare un servizio in movimento era il suo obiettivo, sia nel lavoro che nella vita. Come è stato ricordato oggi nel corso del suo funerale officiato da Don Fabrizio Casagrande. Non ha raggiunto soltanto grandi risultati professionali che gli riconosciamo, ma si è speso con passione nelle cose che faceva, con grande laboriosità, conservando uno stile collaborativo, non arrogante, di ascolto e rispetto nell'azienda che sentiva cara come un'altra famiglia. Passione per la famiglia, per l'azienda e per la motocicletta. La sua passione per il viaggio, per la strada, l'ha portato ad esplorare luoghi, a percorrere chilometri. Con la motocicletta si riesce ad avere un rapporto profondo con la strada, con il viaggio. Motocicletta che sabato scorso gli è stata fatale nello schianto contro un'auto che usciva da una laterale della Ponte Bana a Borgo Luce di Susegana. Per questo nelle preghiere è stata più volte ricordata anche la moglie Carla, ancora ricoverata per le lesioni subite nell'impatto. Una cerimonia a cui hanno voluto partecipare in molti, dal sindaco di San Pietro di Feletto Maria Assuntarizzo all'ex sindaco di Conegliano Floriano Zambon, dal consigliere regionale Roberto Betta all'ex sindaco della città del Cima Flavio Silvestrin, poi presidente della piccola comunità fondata da Dovian, dove Elio Doro ha dato il suo contributo di solidarietà. Per 12 anni è stato nel consiglio amministrativo della piccola comunità, perché carità non è soltanto una parola, un sentimento, ma è un'azione concreta. Al termine il grande abbraccio della comunità ai figli e il corteo degli amici motociclisti che hanno condotto la salma al cimitero di Bagnolo per la tumulazione. Servizio di Lucio Zanato, noi oggigiorno parliamo di vittime del Covid, ma veramente dovremmo parlare, cercare di capire questa strage di motociclisti di ogni età. Noi nei nostri telegiornali abbiamo almeno una vittima al giorno, devo dire, una cosa impressionante, oltre che a coloro che muoiono in incidenti automobilistici. Sindaco, era un imprenditore di alto livello questo, no? Un self-made man, come si dice, no? Ho avuto l'opportunità di conoscerlo, di visitare la sua azienda assieme a lui, e devo dire che era una di quelle persone che rappresentavano appieno l'imprenditorialità del Veneto, cioè una persona semplice
che descriveva con semplicità un'azienda che era diventata leader a livello mondiale, e riusciva a descriverla appunto con la semplicità dei grandi imprenditori, no? Che facevano della propria azienda una famiglia, per cui non si parlava di azienda, di dipendenti, ma di collaboratori. È quel modo che noi tutti conosciamo, che riconosciamo e che ha fatto capire come il Veneto ha potuto diventare leader a livello di imprenditori con grandi idee, che erano capaci però di costruire, ripeto, un'azienda che era una vera famiglia. Dispiace molto, e anche per quello che dice te, direttore, alla fine ci rendiamo conto come le vittime della strada, pur essendo diminuite nel tempo, perché ricordiamo che si è fatto molto nella direzione della sicurezza stradale, ci sia ancora molto da lavorare, perché non ci rendiamo conto che quando abbiamo una vettura in mano abbiamo un'arma, come dice la polizia stradale, e se non facciamo tanta educazione stradale, non ci rendiamo conto che anche le piccole disattenzioni che abbiamo, utilizzando magari i telefonini in maniera impropria, c'è anche chi scrive messaggi mentre guida, cioè delle cose assurde, ci rendiamo conto molte volte come evitiamo incidenti per poco, no? Ma quel poco per cui abbiamo evitato un incidente in altre situazioni diventa qualcosa che rovina la famiglia di chi purtroppo, come in questo caso, è deceduto, ma anche la famiglia di chi magari la macchina la guidava. Per cui rendiamoci sempre conto di cosa vuol dire guidare una vettura su strada, e soprattutto per le nuove generazioni che stanno crescendo con una sensibilità migliore della nostra, cerchiamo di spingere ancora di più in questa direzione, tanta sicurezza stradale, tanta educazione stradale, e anche per noi che ogni tanto sottovalutiamo quello che facciamo in macchina, ricordiamoci che è meglio magari mandare un messaggio quando arriviamo a casa e stare attenti che nessuno si faccia male durante il tragitto. Giustissimo, dobbiamo chiudere, sono le 23:24, ringrazio ancora il Presidente Luca Zaia per essere stato con noi nella prima parte di questa puntata, anche l'assessore Paolo Polidori, assessore alla sicurezza del Comune di Trieste, che abbiamo salutato poco fa, ringrazio Marco Brigo del Partito Liberale, grazie Brigo. A lei, direttore. Arrivederci, l'ingegnere Sante Carraro, grazie ingegnere. Buonanotte a tutti, grazie. A presto, il candidato sindaco di Conegliano Fabio Chies. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie. Buon lavoro. Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso. Grazie Zorzi. Grazie, alla prossima. A presto. E Luigi Susin, responsabile del settore imprese di Fratelli d'Italia. Grazie. Grazie molto, a tutti. Susin. In regia anche stasera Italo Morao con Mattia Pizzaia, e a questo punto noi ci vedremo lunedì prossimo. Lunedì prossimo saranno tornati tutti gli ospiti che abbiamo cercato inutilmente in queste settimane, giustamente tantissimi erano in ferie, gli ascolti che abbiamo fatto anche a Ferragosto sono eccezionali, quindi grazie a coloro che anche dalle località balneari o di montagna ci hanno seguito, seguono costantemente i nostri telegiornali, la nostra informazione e tutti i nostri programmi. Grazie, arrivederci dal gruppo Media Nord-Est. Buonanotte.